Travelline e travellini, buon pomeriggio e ben collegati. Io sono Leonardo dell'agenzia Viaggi OK Travel. Come va? Come va? Ho detto buon pomeriggio, ma anche buongiorno. Perché mi direte voi? È molto probabile che qualcuno ci stia seguendo anche dagli Stati Uniti o dal Canada o in generale dalle Americhe. O buonasera, anche se ho qualche dubbio. Buonanotte, se qualcuno dovesse seguirci da Oriente, dall'Asia o anche dall'Oceania o Australia, Nuova Zelanda, chissà. Anzi, a questo proposito, vi chiedo proprio di presentarvi, visto che conosco i nomi di chi ha deciso di aderire a questa iniziativa, a questa visita di Bari Vecchia in diretta. Non vi preoccupate, solo per qualche secondo ci sarò io. Tra poco ci collegheremo con la nostra Francesca, che è già a Bari in centro, che ci aspetta, aspetta di collegarsi con noi. E dicevo, quindi presentatevi. Io, come già detto, mi chiamo Leonardo. Saluto anche il resto dello staff OK Travel. Oltre a Francesca, abbiamo Annalisa ed abbiamo Mimmo che ci seguono. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una visita guidata, vedrete subito. Abbiamo deciso di farla in diretta, live, come dicono quelli bravi, proprio per darvi la sensazione di essere lì in loco, e di conseguenza è chiaro pure che potrà capitare, speriamo di no, qualche piccolo imprevisto. Però è proprio il bello, essere lì con Francesca a fare una visita guidata. Oggi poi non poteva andarci meglio, perché abbiamo avuto pioggia, nevischio, vento, ma noi siamo lì imperterriti. Tra poco inizieremo la nostra visita guidata. Tra l'altro, vi piace la cornicetta personalizzata? Abbiamo due simboli, possiamo dire, della nostra città, perché OK Travel è di Bari, ma noi faremo altre iniziative, altre visite guidate in giro per la Puglia. È chiaro che Bari, ormai sempre più nel mondo, è conosciuta per questa figura qui, eccola qui, ovvero il nostro San Nicola, e poi noi adoriamo i frutti di mare in generale, ma le cozze. Quindi ho deciso di mettere questi due simboli della città. Va bene, l'orario 15:30 è un orario un po' particolare, sicuramente molti di voi si chiederanno: ma perché proprio a quest'ora? Proprio per avvantaggiare chi si collega qui a un fuso orario diverso dal nostro. Quindi, dicevo prima, chi ci segue con meno 5, meno 6, meno 7 ore in questo momento, buongiorno, proprio perché lì è giorno. È dunque un orario intermedio per cercare di accontentare tutti quanti. Vedo che ci sono già dei commenti. Abbiamo Antonella, Mino, Giacomo Rizzello, Francesca Speranza, Marie Brazo, Annalisa, eccola, Sara Serafino, Giuseppe Manuti, Simone Losito, buon pomeriggio da Torino. Ecco, iniziano a salutarci. Buonasera Andrea da Aprilia, Anna Tosco da Torino. Benissimo, benissimo. Siamo pronti per iniziare. La visita guidata sarà, vedrete le immagini, come se foste lì con Francesca. Non aspettatevi panoramiche dall'alto, droni, eccetera. È una vera e propria visita guidata. Ma colleghiamoci con la nostra Francesca Favia, guida turistica. Buon pomeriggio, Francesca. Francesca, scusami, non ti sentiamo. Francesca? Abbiamo qualche problema con il collegamento con Francesca, vediamo di risolverlo. Intanto vedo Pina Luini da Minervino Murge. Buon pomeriggio a Mimma Mastro. Buonasera ancora ad Antonella, e a Dorotea Dori. Buonasera a tutti. Intanto vediamo una panoramica di Bari, questo cielo non particolarmente brillante oggi, direi. Eccolo qui. Ve lo mostro più in primo piano. Eccolo qua. La nostra Bari, che ovviamente in questo momento è, come sapete, in questo momento c'è da fare attenzione, quindi siamo in zona arancione quasi, praticamente da lunedì, da domani anzi, saremo in zona arancione. Vediamo un po' di inquadrature, il nostro Teatro Margherita è ovviamente
tutti i controlli necessari, i controlli del caso. E noi ci troviamo con Francesca, per la precisione, in Piazza del Ferrarese. Vediamo un attimo se siamo riusciti, se riusciamo a ristabilire. Ovviamente noi abbiamo fatto le prove fino a 10 minuti fa e tutto funzionava, ovvio che è proprio una regola, non scritta, ma è una regola. Vediamo un attimo. Allora chiederei magari di utilizzare anche il microfono di Stefania, sbloccando un attimo, magari iniziamo questa visita cercando di mettere in collegamento con noi diversamente, insomma in maniera diversa, Francesca. Intanto io vi ricordo, per chi non lo sapesse, informiamo in questo senso tutti quanti, che la nostra bella città, la nostra bella Bari, è in questi giorni, da mesi è chiaro che questa cosa va avanti, finalista per quanto riguarda il discorso che riguarda la capitale della cultura, capitale italiana della cultura. Lunedì ci sarà, se ricordo bene, comunque nei prossimi giorni ci saranno un po' di esiti in questo senso. Vediamo se abbiamo recuperato Francesca, ci siamo? Mi sentite? Allora, mi senti? Eccoci! Ciao! E la tecnologia fa sempre brutti scherzi quando non dovrebbe. E allora, buon pomeriggio, buongiorno a seconda delle latitudini, io sono Francesca e benvenuti nella nostra Bari, nella nostra bella Bari. Probabilmente vi aspettavate una Bari soleggiata, lo è stato fino a qualche giorno fa. Oggi possiamo dire che forse è il primo giorno d'inverno serio questo, perché fa veramente tanto tanto freddo, ma non fa niente, ci riscalderemo camminando per i vicoli di Bari Vecchia. E quindi dimmi tu, Leo, se c'è da dare qualche indicazione. Allora, sì, io direi che possiamo partire con la visita guidata. Scriveteci, fateci delle domande. Intanto leggo anche che c'è Francesca, Speranza d'Acquaviva delle Fonti. Buonasera anche a te. Mi piace questa cosa, perché ci sono quindi anche dei baresi che hanno voglia di visitare la nostra città. Quindi è spesso, no, è così, si fanno centinaia di chilometri, a volte migliaia di chilometri, non si conoscono le cose sotto casa. È vero. Molto piacere. La nostra iniziativa è rivolta a tutti, quindi a chi non sente tanto la mancanza di Bari perché vive fuori, ma anche a chi volesse approfondire le conoscenze. Allora, Francesca, io inizierei. Tu ti trovi in Piazza del Mercantile, a te, Francesca. Bene, allora iniziamo. Noi partiamo da Piazza del Ferrarese, che è un po' il simbolo dello sviluppo urbanistico della città. Piazza del Ferrarese, ora ci inoltreremo nella piazza, era ed è ancora oggi la piazza di ingresso al centro storico. Ma se guardiamo dalla parte opposta rispetto a Piazza Ferrarese, vedete la città moderna, il quartiere moderno chiamato quartiere Murattiano. Quartiere Murattiano cosiddetto perché la fondazione del primo nucleo moderno della città si ebbe grazie al volere di Gioacchino Murat, il quale il 25 aprile del 1813 dà il via alla costruzione del nuovo nucleo della Bari moderna. Quindi fino al 25 aprile del 1813 Bari iniziava da questa piazza, tutta la zona moderna che abbiamo dall'altro lato era campagna, erano orti, erano pascoli. Che cosa vediamo della Bari moderna da qui? Il viale alberato che c'è di fronte a noi è Corso Cavour. Come potete vedere è una zona trafficata, perché siamo nel cuore della città di Bari. Quindi Corso Cavour di fronte a noi, in fondo a Corso Cavour c'è un cavalcavia. Superando quel cavalcavia si arriva nella Bari degli anni 60 come edilizia. Invece il viale che abbiamo qui dall'altra parte sulla destra è Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele che fino a qualche decennio fa faceva da cesura tra la Bari moderna e la Bari antica. C'era una sorta, era come se ci fossero due città anziché un'unica grande città. In realtà adesso non è più così. Corso Vittorio Emanuele però continua
a dividere fisicamente il quartiere murattiano da un lato e il centro storico dall'altro. Dalla parte opposta rispetto a Corso Vittorio Emanuele inizia il lungomare, lungomare di cui avremo modo di vedere una panoramica dalla muraglia quando ci affacceremo dalla cinta muraria della città. L'edificio rossiccio che vedete, come vi accennava prima Leo, è il Teatro Margherita, ma anche di questo ne vedremo la caratteristica affacciandoci dalla muraglia. E quindi, volgendo lo sguardo verso Piazza Ferrarese, che cosa abbiamo? Questo edificio beige che vedete qui è un palazzo, palazzo ex Mercato del Pesce, palazzo costruito quando a Bari arrivò un ricco commerciante di Ferrara, si chiamava Fabbri, il suo cognome era Fabbri, che visse in questo palazzo, palazzo che da qualche mese è stato liberato dalle impalcature perché è stato tutto restaurato e quindi si spera quanto prima sarà consegnato alla città. Di fronte Palazzo Fabbri abbiamo questa struttura con questa sorta di porticato che vuole un po' richiamare quelli che erano appunto questi porticati tipici delle piazze, dei mercati. Questo spazio si chiama Spazio Murat, è un edificio costruito intorno agli anni 2000 come sede di mostre temporanee. E adesso iniziamo la nostra passeggiata, quindi ci portiamo verso il centro di Piazza del Ferrarese. Ogni tanto vedrete qualche pattuglia che gira, considerata quella che è la situazione generale. Vedete una Piazza Ferrarese molto tranquilla, ma non è sempre così, perché Piazza Ferrarese, come la piazza che vedremo, l'altra piazza che vedremo dopo, e come alcune zone del centro storico, ormai sono entrate di diritto in quella che è la movida della città, e difatti ora vedremo che ci sono tanti locali, bar purtroppo adesso chiusi, ma se noi fossimo venuti qua in un sabato dell'anno scorso, o ci auguriamo in un sabato dei prossimi mesi, avreste potuto vedere tutta un'altra atmosfera qui in Piazza del Ferrarese. E ora ci fermiamo qui al centro della piazza, dove vedremo uno scavo archeologico. Uno scavo realizzato nel 2000. Perché nel 2000? Il 2000 è l'anno in cui Piazza del Ferrarese viene riqualificata, viene valorizzata, viene ripavimentata, tutta la pavimentazione che vedete risale appunto a quegli anni, ed è in quell'occasione che vengono fuori il vecchio basolato della piazza. In realtà qui a Bari Vecchia, così come anche nel Murattiano, succede spesso quando ci sono lavori urbanistici che scavando vengano fuori testimonianze del passato. Qui che cosa abbiamo? Vi dicevo l'antico basolato della piazza, quindi queste basole bianche, queste lastre bianche. Dovete immaginare che nel XVII secolo qui c'era un arco, una porta, Porta Lecce, perché guarda verso sud, quindi verso il nostro Salento, Porta Lecce, che era proprio una delle porte d'ingresso alla città di Bari. E vedete poi a terra, se Stefania inquadra qui a terra questa striscia nera, vedete queste basole nere che ci indicano quello che era il percorso appunto della cinta muraria, perché c'era la porta, l'arco, e poi all'arco si collegava la cinta muraria. Cinta muraria dove noi adesso saliremo, ma prima di salire sulla cinta soffermiamoci un attimo a vedere il retro di questa chiesa. Come diceva giustamente, ovviamente Leonardo, se ci sono domande interrompimi quando ritieni opportuno. Allora, sì, non ci sono. Sì. Francesca, c'è Simone Losito che chiede: ma questa quindi è la nuova Piazza Ferrarese? Esatto, questa è la nuova Piazza Ferrarese, chiamiamola così, è la piazza che negli ultimi 20 anni noi baresi abbiamo imparato a conoscere, abbiamo imparato a frequentare e anche a rispettare, anche se c'è ancora da fare tanto, insomma, da questo punto di vista. Prima Leonardo giustamente vi diceva che molto spesso si fanno centinaia e centinaia di chilometri, ma poi non si conoscono le cose che abbiamo in casa. Quando mi capita di portare
Baresi a fare una passeggiata per Bari Vecchia e gli chiedo e gli dico: questa chiesa è la chiesa della Vallisa. Molti non sanno che si chiama, che si chiama chiesa della Vallisa, né tantomeno sanno il perché. Infatti mi dicono: e che santa è? Santa Vallisa esiste? Mai sentito? In realtà non è una santa, c'è una storia su questa chiesetta. Vedete che Bari Vecchia è stata una vissuta da tante comunità provenienti da tante zone d'Italia. E che cosa succede? Che nel XIII secolo arriva a Bari una comunità proveniente da Ravello. Ravello, quindi ci spostiamo sulla costiera amalfitana. Che cosa fanno? Si stabiliscono in questa zona della città e la prima cosa che fanno è scegliere una loro chiesa di riferimento. C'era già una chiesa, quella che vediamo adesso, che era dedicata a San Pietro, però. E allora che succede? Che viene ribattezzata come chiesa della Vallisa. Vallisa si intende chiesa dei Ravellesi, quindi di questa comunità proveniente da Ravello. Noi qui vediamo il retro della chiesa, siamo dietro l'altare. Chiesa della Vallisa, di cui vediamo quindi le tre absidi, quindi le tre concavità, l'abside centrale, le due absidi laterali e poi vedete la copertura delle absidi. Sarebbe carino sapere se qualcuno di voi è mai stato ad Alberobello, se conosce i trulli. Se avete visto i trulli, troverete delle somiglianze con la copertura di queste absidi, quindi questa copertura a chiancarelle si chiamano. Che cosa sono le chiancarelle? È un termine nostro, è un termine se vogliamo dialettale. Noi distinguiamo tra chianca e chiancarelle. Le chianche sono quelle che abbiamo a terra, quindi le basole pavimentali. Invece quelle più piccole si chiamano chiancarelle e sono quelle che spesso coprono le absidi delle nostre chiese o che costituiscono i coni dei trulli. Ecco perché abbiamo fatto questo riferimento ai trulli. Tra l'altro, la chiesa della Vallisa è legata anche ad una tradizione. Nel periodo pasquale, nel sud Italia e quindi anche in Puglia, è molto sentita la processione dei misteri. Fateci sapere se magari anche nelle vostre città, anche all'estero, nelle comunità di fede cattolica, si continua questa tradizione. Qui a Bari Vecchia, la tradizione vuole che la processione dei misteri sia, diciamo, gestita, tra virgolette, da due chiese, la chiesa della Vallisa e la chiesa di San Gregorio. Che cosa succede? Che tra le due confraternite che si occupavano della realizzazione della processione c'era ovviamente molta rivalità. Le due processioni partivano insieme, muovendo dalla chiesa della Vallisa e dalla chiesa di San Gregorio, si incontravano soltanto lungo Corso Vittorio Emanuele e lì scoppiava la rissa, perché chiaramente tra gli organizzatori non correva buon sangue, tant'è che ad un certo punto si decise di fare la processione dei misteri della Vallisa e dei misteri di San Gregorio ad anni alterni, proprio per evitare che si verificassero queste scene poco, diciamo, carine in quel contesto. Tra l'altro poi c'è una tradizione legata a queste due processioni perché si dice che l'anno in cui esce la processione della Vallisa, il tempo sia ci sia molto vento. Infatti le statue della chiesa della Vallisa vengono chiamate le ventilose perché appunto provocano vento. Invece quando escono le statue di San Gregorio piova e questa tradizione ancora oggi diciamo che spesso ci azzeccano. Quindi o c'è Certo. vento o più, dimmi. Sì, c'è una domanda di Dori. Non so se hai spiegato inizialmente già questa cosa perché in regia qualcosa la posso anche perdere, ma ci chiede perché si chiama Del Ferrarese la piazza? Chiesa del Ferrarese si chiama perché il commerciante Fabbri, di cui vi dicevo all'inizio, originario di Ferrara, visse in questo palazzo e quindi, siccome fu un personaggio illustre della città in ambito economico, ebbe, diciamo, ricoprì dei ruoli importanti, per questo motivo poi la piazza fu chiamata Piazza del Ferrarese. Poi ci sarebbe stato più logico chiamarla Piazza Fabbri, ma si decise di chiamarla Piazza del Ferrarese. E adesso ci portiamo sulla cinta muraria e da lì vedremo,
la panoramica sul lungomare e vedremo anche che Bari Vecchia aveva un impianto, una forma particolare. Ricordate di Corso Vittorio Emanuele, perché adesso vedremo Corso Vittorio Emanuele che ruolo ricopriva nello sviluppo urbanistico della città. Ecco qua, guardando di fronte a noi una panoramica frontale, vedete la cinta muraria via Venezia, questa strada è via Venezia. Attenzione, ogni tanto vedrete passare qualche auto perché è consentito ai residenti in determinate fasce orarie poter passare, poter transitare. Posso permettermi, Allora, Francesca, man mano che ti avvicini, io spiego sì, anche che io sono assolutamente. al calduccio, forse bello no, ma al calduccio sicuramente. Francesca, come vedete, e anche i due operatori che la seguono, anche i tre operatori che la seguono, sono al freddo perché ci sono veramente pochissimi gradi oggi a Bari, cosa quasi rara da noi, cioè rarissima da noi. Io ho già detto che c'è stato anche un po' di nevischio e Francesca è costretta a coprire un pochino il microfono, per questo lo regge, proprio per proteggerlo un pochino dal vento, perché c'è anche, non, diciamo prima, non ci manca nulla, c'è anche un grandissimo ventaccio a circa 40 km orari, no Francesca? Sì, abbastanza ventilato, sì. Diciamo che oggi è proprio giornata invernalissima. E allora, fermiamoci un attimino qua. Che cosa abbiamo da questa panoramica? Vi dicevo il lungomare. A Bari possiamo distinguere tra il lungomare sud, che è quello che vedete lì in fondo, sullo sfondo dell'inquadratura, che è il lungomare che poi porta verso la statale, che poi ci porta a Brindisi, a Lecce, ecco perché è il lungomare sud, e poi invece quest'altro tratto di lungomare, il lungomare nord. Se con l'inquadratura andiamo oltre il muretto, vedete che c'è del prato, ci sono delle colonne, queste sono colonne di reimpiego, di riutilizzo, e poi c'è la strada asfaltata e poi il mare. In realtà non è sempre stato così. Se noi guardassimo una piantina della città di Bari, vedreste che Bari Vecchia è un promontorio dalla forma triangolare. Più che un triangolo, a me piace dire che Bari Vecchia somiglia al palmo di una mano, ha esattamente quella forma, con gli angoli smussati, e di questo triangolo due lati erano bagnati dal mare. L'unico lato collegato alla terraferma era la base e corrispondeva al Corso Vittorio Emanuele che abbiamo visto poco fa. Francesca, Quindi, scusami se ti interrompo, esatto. stiamo mostrando una mappa evidenziata, c'è appunto Corso Vittorio Emanuele, la parte sud che dicevi tu, non bagnata dal mare, e tra l'altro anche evidenziato il percorso che oggi faremo, quindi i vari punti che toccheremo. Scusami se ti interrompo, ma questo serve No, anche va per benissimo. spiegare. Noi abbiamo già, siamo partiti da qui, dal punto numero uno, dove vedete la freccetta, quindi Piazza del Ferrarese. Cambierà leggermente l'itinerario, ma non salteremo nessun punto, solo per la questione evento abbiamo invertito il punto 2 col punto 3, ma comunque rimarrà lo stesso giro che vedete in questa mappa. Esatto, e quindi dalla mappa che prontamente Leonardo vi ha mostrato avete visto chiaramente il promontorio, il triangolo, e quindi dovete immaginare che sino ai primi del Novecento, lì dove adesso c'è l'asfalto, c'era il mare, e qui dove adesso c'è il prato, c'erano scogli, quindi il mare arrivava praticamente a lambire, a toccare le mura della città. Lungo le mura c'erano degli archi che ne consentivano l'ingresso, e questo lo vedremo ora che ci avvicineremo alla Basilica di San Nicola. Giusto per dare un cenno a quello che vediamo come panoramica della Bari moderna, questo edificio rossiccio che vedete sulla destra è il Teatro Margherita, dedicato alla regina Margherita, quindi è un teatro palafitta, nel senso che se noi ci avvicinassimo, vedremmo che le fondamenta del teatro poggiano su una base di cemento armato, i cui pilastri poggiano direttamente nel mare, nel fondale marino. Questo perché?
perché siamo nel periodo in cui a Bari si inizia a costruire il Petruzzelli, e allora per una serie di clausole che c'erano nel contratto di costruzione del Petruzzelli, a Bari non potevano essere costruiti altri teatri sul suolo cittadino. E allora che fanno? Creano questo escamotage, lo costruiscono in acqua e quindi a quel punto non viene violata la clausola presente nel contratto. Però poi magari un giorno, se vorrete, faremo la passeggiata nel Muraziano e avremo modo di approfondire. Voi vedete questo. Scusami se ti interrompo, arrivano commenti, Serafina che dice non sapevo nulla di tutto questo, è fantastica la nostra Bari, e poi c'è Pina Luini che ti fa una domanda Sì. riguardo la Vallisa, mi chiede se è visitabile. Allora, la Vallisa non è più utilizzata per funzioni religiose, ma spessissimo è utilizzata come contenitore culturale. Quindi all'interno della Vallisa organizzano mostre, concerti, mostre fotografiche. Quindi sì, durante l'anno, nei periodi diciamo pre-Covid, era molto 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 utilizzata in questo senso, non come chiesa però. E quindi vi dicevo, lo specchio di mare che abbiamo di fronte è l'antico porticciolo della città, l'antico porto, il porto medievale, che non ha nulla a che vedere con il porto che noi oggi tutti conosciamo, e quindi poi si vede tutto il lungomare del Ventennio con tutti gli edifici istituzionali della città di Bari. E adesso procediamo lungo via Venezia. Perché si chiama via Venezia questa strada? Perché tra Bari e Venezia c'è sempre stato un legame commerciale, legami culturali. Se noi per esempio andassimo a visitare la Pinacoteca Provinciale di Bari, vedremmo tantissime opere di pittori veneti, di pittori veneziani, proprio per questo stretto legame tra le due città dell'Adriatico, che poi erano due dei porti principali della città. E vedremo tra un po' che c'è anche un motivo storico che lega la città di Bari a Venezia. Vedete ora qui questa panoramica appunto con le colonne di reimpiego, i tronchi delle palme decorati ancora con appunto le decorazioni natalizie, si respira ancora un po' di clima natalizio. Quell'edificio bianco che vedete lì in acqua, in mare, sembra quasi un isolotto, è il circolo Barion. Barion dal nome di uno dei due fondatori mitologici della città di Bari, un certo Barione, da cui poi il nome della città appunto. E ora cominciate a vedere lì sullo sfondo. Dimmi, Sì, Leo. mostriamo anche dove ci troviamo in questo momento. Siamo al punto 3, stai salendo quella che noi chiamiamo appunto la muraglia di Bari. Al Esatto. punto 3 stai andando verso il punto 4, quello che si vede un pochino più in alto. Stiamo parlando della mappa in basso a destra, vedete la freccia. Stai salendo quindi verso il fortino Sant'Antonio, ecco, per dare un'idea. È bello seguire anche, no, i tuoi passi da questa posizione. Certo, nell'attesa di poterlo fare magari insieme un giorno. Sì, perché ricordiamo che noi siamo un'agenzia viaggi, ci occupiamo di tour di gruppo, abbiamo questa iniziativa innovativa, possiamo dire, di visite guidate online, dal vivo soprattutto, però noi organizziamo tour di gruppo in aereo, in pullman e anche crociere di gruppo, lo diciamo. Tutti i nostri itinerari li potete Certo. trovare su oktravel.it, che è il nostro sito. Ti ho fatto rifiatare un po', avrai la mano ghiacciata, Francesca, immagino. No, 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 dai, mi sono acclimatata con l'ambiente esterno. Allora abbiamo lo sito Mimmo che dice: è bello scoprire tante cose che non conoscevo. No, scusami, è Nika che ci scrive: è bello scrivere tante cose che non conoscevo. E vedi, vedi, fa piacere perché insomma stiamo dando un servizio utile Sono anche. contenta, sento meno freddo così. Fanno sempre piacere i complimenti, no? Ah, certo. Eccolo il Ed fortino. eccoci quindi in prossimità del fortino.
Fortino di Sant'Antonio. Già il termine fortino fa pensare a un forte, quindi a un castello, e difatti il fortino di Sant'Antonio aveva proprio una funzione difensiva. Fu voluto dal principe Giovanni Antonio Belbalzo, il quale appunto fa costruire questo fortilizio per proteggere le mura. In realtà il fortino poi viene molto rimaneggiato da Isabella d'Aragona. Siamo nel XVI secolo. Isabella d'Aragona, ne parleremo poi al castello, fu una personalità importantissima, una donna eccezionale, all'avanguardia, e lei si preoccupò di rinforzare le difese della città, perché nel frattempo si era scoperta la polvere da sparo e quindi bisognava dare un'ulteriore difesa alla città. E così il fortino di Sant'Antonio, un fortino che si struttura su due piani, diciamo così. C'è il terrazzo, oltre quel cancello c'è la parte superiore del fortino, sotto poi c'è una scala che porta nel vano sottostante, un ambiente chiuso. E perché si chiama di Sant'Antonio? Perché in questo ambiente chiuso di cui vi dicevo c'era una cappella che ospitava la statua di Sant'Antonio, che oggi non c'è più all'interno del fortino, si trova in un'altra chiesa della città vecchia. Questa statua da dove arrivava? Dovete immaginare che esisteva un isolotto. Se noi guardiamo verso il mare aperto, c'era un isolotto che poi è stato sommerso dalle acque. Su questo isolotto c'era una chiesa gestita da dei monaci, c'era una piccola comunità monastica, e questi monaci si erano diciamo specializzati nella cura dell'herpes zoster, quindi del fuoco di Sant'Antonio, come lo conosciamo, diciamo, in un linguaggio popolare. Di conseguenza questa chiesa dedicata appunto a Sant'Antonio, questa statua, poi vi dicevo l'isolotto fu sommerso dalle acque, si riuscì a salvare la statua che fu portata all'interno del fortino. E noi adesso procediamo, anzi, rifacciamo un brevissimo tratto. Possiamo Dimmi. ricordare anche, visto che siamo nei pressi del fortino, quello che succederà domani al fortino, che di solito Diciamo che succede. Esatto, sì. Di solito succede. Sapete che domani è Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate, tra le altre cose, è il santo protettore degli animali, e il 17 gennaio al Fortino c'è la tradizione della benedizione degli animali. Oggi si viene qui per benedire il cagnolino, il gattino, c'è chi viene con i cresceti, il coniglietto, eccetera, eccetera. In passato ci portavano addirittura animali ben più imponenti, e quindi questa tradizione appunto di benedire gli animali nel giorno di Sant'Antonio, cosa che domani purtroppo non si potrà fare, non si verificherà. E adesso andiamo verso l'altra piazza della città, Piazza Mercantile, e quindi per evitare zone diciamo troppo ventilate, quindi avremmo problemi di audio, facciamo un brevissimo tratto indietro e torniamo verso Piazza Mercantile. Se vogliamo approfittare di questo momento per qualche domanda. Allora, intanto va anche detto che lì al Fortino ti sei sposata tu. E da per una volta che non l'ho detto, sono stata professionale, non l'ho voluto dire. Ebbene sì. Travelline, travellini, Francesca, ovviamente con Giuseppe, non solo Francesca, ma anche Giuseppe, si sono sposati proprio al Fortino. Va bene, Francesca, invece, a proposito di da una Francesca all'altra, c'è Francesca Speranza che ricorda un famosissimo proverbio, non detto, non so più che proverbio: se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari, e aggiunge: bellissima Bari. Grazie, Eh ci fa sì, piacere. Bari è bellissima, io ne sono innamorata, e poi se la si conosce, la si apprezza e la si rispetta. Bisogna imparare a rispettarla un po' di più. Vero. E poi c'è Antonella Cinque Palmi, che dice: anche con questo brutto tempo, Bari ha un cielo meraviglioso che sembra un dipinto. È Conferma vero. anche Dori, un cielo incredibile questo pomeriggio. E poi c'è un messaggio, un commento di Giacomo Rizzello che dice: Bari e Venezia gareggiarono tra l'altro per appropriarsi delle spoglie di San Nicola. Esatto. Il nostro Giacomo le sa tutte, le sa. Sì.
Bene, bene, vedo che ti sei. Vedete poi questo palazzo anche, ce ne sono diversi di palazzi molto dall'architettura molto interessante lungo la muraglia, questo è uno di quelli, sono palazzi privati, appartamenti privati, uffici, studi professionali. E quindi adesso lungo questo vicolo sbuchiamo al termine di questo vicolo in Piazza Mercantile, l'altra piazza della città di Bari, la piazza che, come ci dice il nome stesso, era la piazza del Francesca, ti abbiamo perso un attimo, abbiamo perso la connessione. Ci sei? Mercio. Ecco. Sì, sì, ti abbiamo recuperato. Sì. Almeno spero, almeno spero. Intanto vedo anche un messaggio di Francesca Speranza che spiega perché è legata a Bari, c'è un motivo e forse anche per questo ha scelto. Vedremo il perché. Francesca, solo un attimo, ti abbiamo perso. Ecco Leo, mi senti? Ora sì, c'è stato appena... Abbiamo imboccato il vicolo e è caduta la connessione, abbiamo ripristinato. Ok, anche nel centro storico. Dicevo che Francesca Speranza dice: sono legata a Bari perché mi sono sposata a scuola, quindi... Wow, e adesso ci andremo. Ok. Eccoci qua, quindi, questa panoramica su Piazza Mercantile. Ora ci spostiamo più al centro, ma prima di spostarci, questo è il simbolo, diciamo così, di Piazza Mercantile. Vedete una colonna? È un leone, è la colonna infame, la gogna della città, la gogna pubblica. Fu voluta da Isabella d'Aragona, vi dicevo prima a proposito del Fortino, Isabella fa tante cose qui a Bari, avremo modo di parlarne, tra cui appunto la costruzione di una gogna pubblica. Si tratta di pezzi assemblati, quindi non sono elementi costruiti, scolpiti per realizzare questa struttura. La colonna probabilmente fu presa dal porto della città di Bari, infatti provo ad avvicinarmi, vedete qua le striature lasciate dalle corde con cui si attraccavano le imbarcazioni, eccole qua, e poi invece il leone che serviva da seduta, perché appunto la gogna cosa serviva? Serviva a mettere alla berlina pubblica i debitori insolventi, tutti quelli che avevano dei debiti venivano legati alla colonna e fatti sedere sul leone che faceva parte di un corredo funerario di epoca classica romana, fu poi rimaneggiato per fare da base alla colonna infame. Questa è la storia, poi c'è chiaramente anche la lettura, l'interpretazione popolare un po' colorita, però fa sorridere, perché i baresi raccontano che il debitore non solo veniva messo alla gogna pubblica, ma come proprio estremo sberleffo doveva sedersi sul leone con le braghe, i pantaloni abbassati. Ecco perché poi il detto, no? Quando uno rimane senza quattrini, che è rimasto col sedere per terra, per questo motivo qua è legato alla nostra colonna infame. Bene. Tra l'altro la gogna è un elemento che comunque si trova in tante altre città italiane, quindi sarebbe anche interessante sapere se nelle città da cui ci ascoltano i nostri amici è presente una gogna. Prima di spostarci più al centro, volevo farvi notare questa strada qua, questo vicolo, vedete queste luminarie che riprendono queste, fanno parte sempre della decorazione natalizia, in fondo vedete un arco, sopra vedete l'ingresso del fortino, da lì arrivavano i carri provenienti dal porto, quindi arrivavano le navi, le imbarcazioni cariche di merci, e allora si caricavano le merci sui carri e si entrava da quell'arco e si arrivava in Piazza Mercantile, che era appunto il cuore pulsante della vita economica della città di Bari.
Ecco, adesso avete una inquadratura più da vicino dell'arco. Adesso ci portiamo verso il centro della piazza, o meglio, la attraversiamo la piazza prima di portarci al centro, andiamo di fronte, vediamo altri due elementi caratterizzanti Piazza Mercantile. Vedete anche qua diversi locali, bar, eccetera, perché anche Piazza Mercantile fa parte delle mete, diciamo così, della movida serale. Leo, ci sono domande? Sì, Francesca Speranza dice: bravissima nella spiegazione, oltre che professionale, sei umana nel porgerci le nozioni. Complimenti. Grazie. Quanti Allora, complimenti, Francesca, quanti complimenti. segna, segna, segna tu, mi raccomando, poi me li fai leggere, che tu non me li dici tutti, sei Qualcuno, io però. dispettoso, certo. Allora, che altro c'è in Piazza Mercantile? Vedete questi due balconcini con le persiane marroni chiuse e quella porta in legno giù a piano terra? Quella è Casa Piccinni. Striscia praticamente, Esatto, è una striscia striscia, militare. esatto. Questa qui è la casa natale di Niccolò Piccinni. Niccolò Piccinni, se tra di voi c'è qualche amante, qualche cultore dell'opera lirica, probabilmente ne avrà sentito parlare. Niccolò Piccinni è un compositore barese di cui oggi si festeggia il compleanno, perché Niccolò Piccinni nasce a Bari in questa abitazione che ora stiamo inquadrando il 16 gennaio del 1728. Lui, da un punto di vista, diciamo, musicale, si forma a Napoli presso il conservatorio della città di Napoli e poi si trasferisce a Parigi. E pensate che fu particolarmente amato da Maria Antonietta, quindi forse lo conoscono più a Parigi, più in Francia che qui a Bari, sebbene qui a Bari abbiamo il teatro, uno dei teatri del quartiere Murattiano, è dedicato appunto a Niccolò Piccinni. Ah, E Francesca, anche io le invece soddisfazioni, se posso interromperti un attimo, perché Francesca Speranza dice: Leo, le tue battute rendono allegre la passeggiata, grazie. Un po' di soddisfazione. sì, fateglielo Grazie, qualche complimento, sennò poi ci rimane male, peccato. Francesca. Grazie. Oltretutto, Francesca, ricordati di portare un po' di sgagliozze rientrando, grazie. Ah, va bene, ma i nostri amici sanno cosa sono le sgagliozze. Ma già che ci siamo, lo vuoi raccontare mentre ti posso raccontarlo anche adesso? Parliamo di qualche piatto Allora, parliamo di tipico. qualche piatto. Allora, chiudiamo con Piazza Mercantile un'ultima cosa e poi ci diamo alla cucina. Vedete questo palazzo qua di fronte? Quello è il palazzo del sedile. Il sedile era la sede del governo cittadino, quindi se vogliamo fu il primo municipio della città, dopodiché fu abbandonato, è diventato poi anche teatro nell'attesa che venisse costruito proprio il Teatro Piccinni di cui vi accennavo prima, che fu il primo teatro al di fuori delle mura dell'attuale città vecchia e poi fu abbandonato come teatro perché una sera, durante una rappresentazione teatrale, si sentirono degli scricchiolii del legno, si ebbero paura che si stesse per crollare tutto e quindi abbandonarono il teatro e rimase purtroppo abbandonato e quindi il nostro Palazzo del Sedile. Adesso ci inoltriamo per i vicoli del centro storico, siamo diretti verso la Basilica di San Nicola, ma passeggiando vedremo qualche altra cosa di importante della nostra città. E allora, Leo diceva delle sgagliozze. Cosa Una domanda, sono le sgagliozze? Francesca, c'è Simone, lo sito che chiede i piatti tipici, quali sono i piatti tipici baresi?
Ma se, potremmo fare un capitolo a parte per i piatti tipici baresi. Allora, Leo giustamente accennava alle sgagliozze. Che cosa sono le sgagliozze? Purtroppo oggi non sarà forse possibile vedere le signore che friggono le sgagliozze. Le sgagliozze sono dei quadrati di polenta fritta. Quando racconto questa cosa ai turisti, soprattutto turisti settentrionali, e sentono a Bari la polenta, perché di solito la polenta nel nostro immaginario è un prodotto legato al nord Italia, alle regioni settentrionali, in realtà anche a Bari sapevamo cucinare la polenta. La polenta era un po' la farina dei poveri e quindi la utilizzavano. Oggi c'è questa tradizione appunto della polenta fritta. È un po' un finger food, non è l'unico finger food come lo si chiama oggi, come dicono quelli bravi. In realtà non è l'unico finger food barese, ma per esempio abbiamo anche le popizze che poi in realtà lo dobbiamo dire perché abbiamo dei salentini all'ascolto, altro non sono, diciamo, sono una variante delle pettole salentine, che sono queste frittelle, diciamo così, di pasta lievitata condite con, per esempio, capperi, pomodori, acciughe e via dicendo. E poi forse il principe del nostro cibo di strada, del nostro finger food, è il panzerotto. Che cos'è il panzerotto? Il panzerotto si fa un impasto appunto di pasta lievitata, si fa con farina, olio, sale, un po' di acqua ovviamente e lievito di birra. Si lascia lievitare. Una volta che la pasta è lievitata, si fanno dei dischi di questa pasta, vengono farciti con pomodoro e mozzarella, condite con formaggio grattugiato, sale, basilico. Si chiudono questi dischi di pasta ripieni e si friggono. Grazie. E si friggono. Ecco, vedete, adesso stiamo passeggiando per una delle vie principali del centro storico di Bari, strada Palazzo di Città. Perché strada Palazzo di Città? Perché vi dicevo che ad un certo punto il palazzo del sedile viene abbandonato perché i rappresentanti del popolo si trasferiscono in un palazzo lungo questa strada e quindi strada Palazzo di Città. Adesso volevo, prima di tornare, diciamo, alla cucina barese, ecco, vedete qui, senza fare nessun tipo di pubblicità, una foto del panzerotto, è il primo lì su in alto. Quindi questa massa, questo impasto ripieno è fritto. Però ho Prima di visto anche una cosa continuare, tonda, sotto al panzerotto c'era una cosa tonda. sì, vagamente una cosa tonda, ma non saprei di che cosa si tratta. Quella cosa tonda, signori, è la focaccia. La focaccia è un'altra prelibatezza barese. Appunto, la focaccia è questa ruota condita con pomodoro, origano, olio, ed è soprattutto quando è calda, è una cosa eccezionale. Qui a Bari Vecchia ci sono tantissimi panifici specializzati appunto nella produzione di focaccia. Tornando un attimo a cosa c'è lungo questa strada, vedete questo portone qua? Questo portone fa parte di questo palazzo che è Palazzo Tanzi. Tanzi è un cognome molto diffuso qui a Bari, ma è un cognome di origine milanese. Che succede a Bari? Arriva Isabella d'Aragona nel XVI secolo. Isabella ottiene il governo della città perché sposa Gian Galeazzo Sforza, quindi appunto la dinastia sforzesca milanese. Quando lei arriva a Bari, si porta dietro una nutrita comunità di famiglie milanesi che si stabilirono lungo questa strada. Quindi lungo questa strada abbiamo tantissimi palazzi appartenuti a nobili famiglie milanesi, tra cui appunto Palazzo Tanzi. Su alcuni di questi palazzi poi ci sono, non so se riusciamo ad inquadrarlo, delle iscrizioni su in alto. Vedete che c'è una frase
ci sono delle lettere incise nella pietra e un'iscrizione in latino. Io ve la dico, vi do direttamente la traduzione: chiunque entrerà in questo palazzo sarà mio amico. Quindi è una frase di benvenuto per chi entrava in Palazzo Tanzi, e ce ne sono diverse di queste lungo questa strada. Tra un po' ne vedremo un altro. E allora procediamo di qua. Eccomi. C'è Antonella che scrive. Andiamo anche in onda. Francesca, ci stai deliziando la vista ma stimolando le papille gustative. dicevamo della focaccia, ma poi se volessimo passare a cose, diciamo, più sostanziose, ai primi, per esempio, come non parlare delle orecchiette con le scime di rapa, e quindi diamo la ricetta per chi magari non è barese, non è pugliese: fate lessare le rape. Dopodiché in quella stessa acqua fate lessare anche le orecchiette, così assorbono il sapore delle rape. Nel frattempo preparate un leggerissimo olio soffritto con le acciughe, e dopodiché amalgamate orecchiette e rape con quest'olio soffritto con le acciughe, e poi condite il tutto con una spolverata di pane anch'esso soffritto, pan grattato soffritto. Il pan grattato è che ti mangi. Il pan grattato è un altro elemento della nostra tradizione della cucina povera, perché chi non poteva permettersi il formaggio grattugiato utilizzava per condire i primi il pan grattato. Infatti molte delle nostre ricette hanno come elemento, come ingrediente, il pan grattato, proprio per questo. E Francesca, poi posso aggiungere, hai detto la ricetta, fate questo, fate quell'altro, ma soprattutto fate le orecchiette prima, come sanno fare le donne baresi, e vediamo. Esatto. Sono delle maghe le nostre signore, le signore di Barivecchia, a preparare le orecchiette. Leo, tu le sai fare le orecchiette? O le mangi soltanto? Non ci ho mai provato. Hai visto? Allora, tornando un attimino ai palazzi, vediamo quest'altro perché è particolare. Anche qua c'è un'iscrizione sul muro, si vede forse un po' meno perché è un po' annerita. Andiamo sulla fiducia. C'è scritto post tenebras spero lucem, cioè dopo le tenebre, dopo l'oscurità, spero nella luce. Di che cosa si tratta? Questo palazzo è Palazzo Zizzi, dedicato ad Onorato Zizzi, che fu il medico di corte di Bona Sforza, figlia di Isabella d'Aragona, alla morte della madre eredita il governo della città. Il suo medico visse in questo palazzo, che in realtà è un palazzo medievale, poi rimaneggiato nella fase appunto rinascimentale. E perché Onorato Zizzi scrive quella frase: dopo le tenebre spero nella luce? Perché lui si era dato al gioco d'azzardo, aveva perso gran parte delle sue fortune, e quindi, diciamo, si augura per se stesso, dopo aver visto le tenebre, di poter rivedere la luce. Quindi quest'altro palazzo parlante, se vogliamo, della città vecchia di Bari. Abbiamo Pina Luini, che a proposito di cime di rapa, perché poi, come sempre, quando si parla di cibo si scatenano vale. I nostri ascoltatori. Io dico questo perché noi facciamo delle dirette comunque lunedì, mercoledì e venerdì, quindi non è la nostra bella questa passeggiata che state facendo, queste chianche. Dicevo che Pina Luini dice: le cime di rapa sono una specialità di Minervino Murge, il mio paese. Ecco. Però ora che parleremo di un altro piatto scateneremo le contestazioni su Facebook tra i commenti. Prima però di parlare di questo piatto, Stefania sta giustamente inquadrando questa immagine, vedete lì su quell'arco l'immagine di San Nicola, perché noi, superato quell'arco, siamo nella città
nella cittadella nicolaiana, quindi nell'area della Basilica di San Nicola. Questo arco con quella immagine è chiamato, quell'immagine è chiamata il San Nicola segna porta. Perché? Perché ci indica, appunto, ci ricorda che stiamo entrando appunto nella cittadella nicolaiana. Vedete poi un'altra cosa, se inquadriamo questo pannello che c'è qui, che ci ricorda appunto di questa edicola del santo che c'è sull'arco, vedete che c'è scritto edicola e arco di Ruga Francigena, perché questa strada che noi oggi conosciamo come strada Palazzo di Città, in realtà il suo toponimo originario era appunto Via Francigena. Procediamo, sapete che la Via Francigena era la via percorsa dai pellegrini, e quindi i pellegrini che arrivavano a Bari per andare in Basilica, tra le varie strade che potevano percorrere, percorrevano questa diramazione appunto della Via Francigena. E quindi siamo nell'area della Basilica, tra un po' inizieremo a vedere l'imponente edificio della Basilica di San Nicola, dedicata appunto al nostro santo patrono, questo San Nicola che, non lo dico perché barese, ma davvero conosciuto in tutto il mondo, venerato da tantissime fedi, e la Basilica di San Nicola è un esempio di questo. A questo proposito, Francesca, se posso interromperti, prima c'era anche una domanda, ci chiedevano informazioni in merito alla festa patronale, quindi visto che siamo ormai nei pressi della Basilica, possiamo dare qualche informazione? O... Assolutamente, assolutamente sì. La festa patronale a Bari si svolge il 7, 8 e 9 maggio. Un attimino però, prima di dirvi della festa, qui siamo in un punto importante della città, perché qui su c'è la muraglia, c'è la cinta muraria. Se noi prima dal Fortino, anziché andare verso Piazza Mercantile, avessimo proseguito lungo la cinta muraria, saremmo arrivati qua su, e poi c'è una scalinata che consente di scendere e di arrivare quindi in Basilica. E al termine del muro, che c'è qui questo muro con questi archi ciechi che vedete qui alle mie spalle, al termine di questo muro c'è uno degli archi che si aprivano lungo la cinta muraria per consentire l'ingresso in città. Eccolo qua l'arco, ora che ci passeremo davanti vedremo un pezzettino del lungomare della città. Allora, a proposito, ci fermiamo qua per dire qualcosa sulla festa patronale. Festa patronale, vi dicevo, a Bari si svolge il 7, 8 e 9 maggio. Il giorno clou della festa, il 7 maggio sera, c'è la rievocazione storica, quindi abbiamo la rievocazione storica di che cosa? Dell'arrivo a Bari delle reliquie di San Nicola. Perché San Nicola non è un santo locale, San Nicola è un santo di origine turca, lui nasce nel III secolo a Patara e nella sua vita fu vescovo della città di Mira, sempre in Turchia, e alla sua morte lui viene sepolto nella chiesa di Mira di cui era stato vescovo, quindi lui era tranquillamente sepolto lì, probabilmente non aveva mai avuto nulla a che fare con la città di Bari, ma perché oggi ce l'abbiamo a Bari? Il tutto si deve all'intraprendenza del vescovo Ursone, il quale decide nel 1087 di mettere insieme dei marinai con l'obiettivo di mandarli a Mira, prendere la cassa contenente le reliquie del santo e portarle a Bari.
Perché tutto questo? C'è da dire che questo nel Medioevo era una prassi molto diffusa. Il Mediterraneo era solcato da navi che portavano ossa di santi di qua e di là, e quindi il vescovo che fa? Fa un'operazione che noi oggi definiremmo di marketing turistico. Bari all'epoca non era una città, era una città toccata dai pellegrini, perché i pellegrini che partivano verso l'Oriente o che dall'Oriente venivano verso la nostra costa adriatica avevano come porto di riferimento Bari, ma a Bari non si fermavano, non incrementavano l'economia della città. E allora il vescovo che cosa pensa? Io do a questi pellegrini un motivo per fermarsi a Bari, e così sceglie questo santo, manda questi marinai, la tradizione ci dice 62 marinai, ma dai documenti conservati nell'archivio della Basilica sappiamo che erano di più, questi 62 marinai che vanno a Mira, si travestono da pellegrini, fingono di avvicinarsi alla tomba del santo per pregare, in realtà si impossessano della cassa contenente le reliquie del santo e ritornano a Bari. Arrivano a Bari il 9 maggio del 1087, ecco perché la festa patronale si festeggia il 7, 8 e 9 maggio. Il 7 maggio sera, vi dicevo, c'è la rievocazione storica dell'arrivo a Bari delle reliquie del santo. L'8 maggio mattina c'è poi un momento molto particolare, perché la statua del santo, che durante l'anno è esposta all'interno della basilica, l'8 maggio mattina la statua del santo scusate un attimo, c'è qualche auto che passa, vi dicevo, quindi l'8 maggio mattina la statua del santo, come diciamo noi, viene portata a mare, quindi viene messa su una grande barca tutta decorata, viene portata al largo del lungomare che vedevamo prima dalla cinta muraria e rimane lì per tutta la giornata. I pellegrini, che ancora oggi arrivano numerosissimi a Bari, vengono accompagnati dai pescatori che hanno i loro pescherecci, le loro barchette nel porticciolo della città. Vengono accompagnati in questa sorta di pellegrinaggio verso la statua del santo, che dura fino a sera, fino al tardo pomeriggio, quando poi la statua viene riportata in città, sulla terraferma, c'è la processione, quindi poi continua la festa dedicata al santo. A questo proposito, Francesca, c'è Adriana Favia che dice: una curiosità, ma perché festeggiamo San Nicola due volte l'anno, dicembre e maggio? Esatto, in realtà la festa patronale è a maggio, come dicevamo. Il 6 dicembre è il giorno della morte del santo. Nel calendario i santi vengono ricordati nel giorno della loro morte, perché per un santo è il momento più, diciamo, importante, no? Il passaggio alla vita ultraterrena. E quindi il 6 dicembre ricordiamo anche San Nicola. Non è la festa patronale, diciamo che è la festa dei baresi, è la festa di Bari Vecchia, e c'è anche una tradizione, quella di venire all'alba a messa qui in Basilica, tradizione che poi continua quando termina la messa, si va a fare colazione nei vari baretti che ci sono nel centro storico, e la tradizione vuole che la colazione sia a base di granita, di caffè con panna, e quindi il tutto poi va a finire sempre nel mangiareccio, diciamo così. Anche le cose religiose poi alla fine hanno quel momento lì. Nel prossimo, nella prossima pausa, chiamiamola così, un trasferimento e l'altro, ci parlerei dell'ultimo piatto, che almeno quello va detto, è importantissimo. Assolutamente. Lasciamo un attimo. Assolutamente. Ma non ce lo siamo scordati, non vi preoccupate. Ma come si può dimenticare quel piatto? Allora,
Guardando un attimino la basilica, qui siamo sul retro, siamo dietro l'altare, vedete il finestrone, la monofora appunto corrispondente all'altare, che è alle spalle dell'altare. Queste finestrelle che vedete invece in basso sono le finestrelle della cripta, quindi della zona sotterranea dove è sepolto il santo. Immaginate, perché Leo, come forse avrai anticipato, noi non potremo visitare in maniera dettagliata l'interno della basilica, e quindi vi dico che qui su, dove c'è il finestrone, c'è quindi l'altare principale. Poi ci sono le scalinate che portano giù in cripta, e qui sotto, esattamente qui sotto, c'è l'altare della cripta, dove al di sotto del quale è sepolto il santo. Sì, l'avevamo scritto poi... nel programma, abbiamo specificato che non garantiamo gli ingressi interni più che altro di alcuni siti per motivi, per vari motivi anche, insomma, di organizzazione loro interna, quindi non possiamo accontentarvi in tutto, e soprattutto per quanto riguarda gli interni di alcuni siti, era specificato. Sì. Certo, e quindi adesso ci spostiamo. Anche se ci proveremo, è vero Francesca, un tentativo lo facciamo. Sì, vabbè, da buoni, diciamo, baresi, un tentativo lo facciamo. I baresi non si fermano di fronte a queste cose, insomma, siamo abbastanza intraprendenti. San Nicola ci vuole bene, quindi ci protegge. Ci ha fatto aprire il cielo, guarda, guarda. Guardate da qua, guardate che scorcio che c'è di qua, guardate. E quindi vedete, questo è uno degli archi, un attimo che arrivano delle auto. Le facciamo passare. Ma tanto non le sentiamo, sai. Ok, allora, vedete, quindi adesso stiamo attraversando, stiamo passando al di sotto di quest'arco che collegava e che collega tuttora il lungomare al centro storico, in questo caso alla Basilica, e quindi vedete, usciti da quest'arco siamo appunto sul mare. Vedete l'inquadratura del tramonto, vedete che colori che ci sono. Bellissimo, sì. Guardate che spettacolo. E questo è il nostro lungomare. Se noi venissimo qui la domenica mattina, vedremmo i pescatori che lo fanno più che altro magari per hobby, oltre a quelli, diciamo, professionali, che arricciano il polpo. È una immagine che magari può non piacere a tutti, però che cosa si fa? Il polpo è un altro elemento importante della nostra cucina, il pesce in generale, il pesce crudo. Noi siamo amanti del pesce crudo, adesso va di moda il sushi, ma noi il sushi ce lo siamo inventati prima, perché appunto noi siamo amanti del pesce crudo. E allora che cosa fanno i pescatori che pescano il polpo? Lo devono arricciare, quindi perché? Perché quando il polpo viene pescato i tentacoli sono morbidi, bisogna renderli carnosi, bisogna renderli più callosi perché si possa apprezzare al meglio la bontà del polpo. E allora devono essere arricciati, cioè devono essere sbattuti sulla roccia, sugli scogli, in maniera tale appunto che i tentacoli si arriccino, quindi si induriscano. Ecco perché si dice che arricciano il polpo. Allora, dopodiché accontentiamo subito Anna Tosco che ci chiede di vedere almeno la facciata. Stiamo andando. Ci stiamo andando, ci stiamo andando. Vedete, adesso stiamo camminando sulla facciata laterale della Basilica di San Nicola. Vedete lì su in alto quella serie di archetti, quello è un esaforato, nel senso che vedete sono tutti gruppi di 6 archi, e vedete che gli archetti sono retti da questi capitelli che si chiamano capitelli a stampella. Perché a stampella? Perché di solito i capitelli delle colonne sono quadrati, in questo caso sono rettangolari e quindi vengono appunto chiamati capitelli a stampella. Qui poi vedete, ci fermiamo un attimino,
davanti a questo portale. Questo è uno dei portali della Basilica, il portale laterale. In realtà non viene quasi mai aperto, è chiamata la Porta dei Leoni, perché vedete che il portale è inserito tra questi due leoni, sono leoni stilofori, quindi leoni che reggono colonne, appunto, i leoni stilofori. Voi vedete, per soffermarci su qualche particolare, ecco qua, quindi questo è uno dei due leoni. Poi vedete qui c'è questo vaso da cui parte questo ramo, questo racemo, quindi parte questo tralcio vegetale che decora tutto il profilo del portale. E poi un'altra caratteristica della nostra basilica, ora cado io. No, che sei l'unica che abbiamo, Allora, Francesca, per piacere. Sai quante ne trovi? Ma in questo Allora, momento. ah, scusami, pensavo fosse un complimento da parte tua. Vedete qua, non c'è a farlo apposta, Leo. la prima parola, esatto, la prima parola di questa iscrizione è Leo, un certo Leo De Mele forse sarà. È uno dei tanti defunti che ebbero il privilegio di essere sepolti all'esterno della basilica. Se noi, e questo succede quando fanno lavori di edilizia urbana, se noi scavassimo dove adesso c'è l'asfalto, troveremmo sicuramente, perché è successo, delle tombe. Che cosa succede? La gente, i defunti appartenenti a ceti sociali importanti, avevano il privilegio, potevano chiedere di essere sepolti nelle vicinanze della basilica. E molti dei defunti, il loro nome veniva inciso su questi muri. Se noi guardassimo con attenzione tutti e quattro i muri dell'edificio, ne troveremmo tantissime di queste iscrizioni. E anche i marinai che portarono a Bari le reliquie del santo, sebbene appartenenti a ceti umili della città, della cittadinanza, ebbero però il privilegio di essere sepolti qua, perché è grazie a loro che noi oggi abbiamo San Nicola a Bari. E come ci chiedevano, quindi andiamo verso la facciata principale. E io vi mostro nel frattempo Francesca in questa posizione, al punto 6, al punto 6, alla Basilica di San Nicola. Approfitto per fare i complimenti e girare i complimenti ai due operatori. Bravi, È finora tutto bene. vero. Facciamo una bella squadra, dai, Leo, su. Ed eccola la facciata della nostra basilica. Eccola qua, tra l'altro illuminata anche un po' da un tenue raggio di sole che sta tramontando. Eccola qua la facciata della nostra basilica. Vedete, quindi, dicevamo San Nicola, le reliquie del santo arrivano a Bari il 9 maggio del 1087. Dove lo mettiamo sto santo però? Ce l'abbiamo portati, ma non sappiamo dove metterlo. Il vescovo, che chiaramente aveva organizzato tutto quanto, premeva perché il santo fosse sepolto in cattedrale. Però che succede? Che si decide, dopo una lunga, diciamo, diatriba tra il vescovado e il resto della comunità barese e via dicendo, si decide di seppellire, di costruire un edificio appositamente per il santo, considerata la sua importanza. E allora il santo viene temporaneamente sepolto nella chiesa di San Benedetto, di cui oggi rimane in piedi solo la cripta, ma il resto dell'edificio è andato perso. Viene sepolto lì e si inizia la costruzione della basilica. In realtà la costruzione parte dalla cripta, quindi dal soccorso, dalla parte sotterranea, cripta che fu terminata nel 1089, viene portato il santo, dopodiché si inizia la costruzione dell'edificio superiore, diciamolo così. Edificio Basilica di San Nicola che rientra
in quelli che sono i canoni del romanico pugliese, per essere più precisa, del romanico di terra di Bari, perché se noi andassimo nel Foggiano troveremmo chiese che rientrano comunque nell'architettura romanica, ma che hanno delle caratteristiche diverse. Il nostro romanico invece è caratterizzato da questa facciata a salienti, spiovente, vedete la parte centrale più alta, i due spioventi laterali più bassi, perché le due navate laterali sono più basse rispetto alla navata centrale. Vedete che è una facciata tutto sommato molto semplice, tutta la decorazione, tra un po' ci avvicineremo, è concentrata intorno al portale centrale. Poi una caratteristica della basilica, della facciata della basilica, sono queste due torri che vedete che chiudono, serrano la facciata. Di che cosa si tratta? C'è da dire che dove fu costruita la basilica, non era uno spazio, diciamo, aperto, libero, ma c'era un palazzo. Era il palazzo del Catapano. Chi era il Catapano? Dobbiamo fare un passo indietro nel X secolo, quando Bari è città bizantina. E il governatore bizantino in città era il catapano, la funzione appunto era chiamato il catapano. Il palazzo del funzionario bizantino era esattamente lì dove adesso c'è la basilica. Quindi questa era una zona, diciamo, amministrativa della città bizantina, era una zona militarizzata che andava difesa. E difatti, vedete quel muro che c'è lì? Quel muro che c'è lì è quello che rimane della cinta muraria che dovete immaginare correva tutta intorno e chiudeva, proteggeva la città catapanale, quindi il palazzo del governatore bizantino in città. Quando arrivano le reliquie del santo a Bari, il palazzo del Catapano era abbandonato. Perché? Perché nel frattempo Bari era diventata città normanna, c'erano i normanni a Bari, i bizantini erano stati respinti, il palazzo del Catapano era abbandonato e allora che fanno? Buttano giù il palazzo del Catapano e riciclano, diciamo così, il materiale per costruire la basilica. Quando costruiscono la facciata, però, la devono adattare a questa torre che vedete qua sulla sinistra, questa torre qui che vedete sulla sinistra che faceva parte del palazzo del Catapano, è quella base della torre di destra, quella base, vedete quei blocchi di pietra sporgenti, quelli sono pietre a bugnato, quindi che cosa succede? Che la facciata fu costruita tra questa torre intera e quella base lì. Difatti, siccome le due torri non sono perfettamente allineate, la facciata è un po' storta. Se si potesse vedere dal vero, da vicino, ve ne rendereste conto che la facciata ha questo difetto di fabbrica, diciamo così. Quindi riciclano il palazzo del Catapano, il materiale, per costruire la basilica. Avviciniamoci al portale. Ci sono domande, Leo? C'è qualcosa, qualche curiosità? Ci sono tanti apprezzamenti. Proprio adesso, Serafina De Francesco dice: bellissimo. Prima abbiamo mostrato il commento di Simone. Finalmente vedo la mia Bari dal vivo. Che emozione rivedere la Basilica. Francesca Speranza. E Dori che dice: viva San Nicola! Brava, come dice una famosa canzone dei pellegrini baresi che non vi canto perché non voglio, diciamo, creare. Viva, viva San Nicola! Viva! Allora, Leo sa che io ho una propensione per il dialetto barese, per il canto, e quindi chi ci segue nelle dirette lo sa. Allora, vediamo un attimino il portale. Vi dicevo che tutta la decorazione è concentrata intorno al portale. Prima abbiamo visto il portale dei leoni. Qua invece vedete, abbiamo sempre degli animali, non sono leoni. Qua ci sono due buchi, quindi qua c'erano delle corna. Questi sono due buoi, ce n'è uno qua e uno dall'altro lato.
Perché i buoi al posto dei leoni? Perché il carro che dal porto entrò in città con la cassa contenente il corpo del santo era trainato da due buoi, quindi due buoi a ricordare l'arrivo del santo abate. Buoi che anche qua reggono delle colonne che a loro volta reggono questo spiovente, questo elemento spiovente triangolare, tutto questo complesso fatto di buoi, colonne e spioventi si chiama protiro, che è questo elemento, questa struttura che inquadra il portale. Poi vedete questo arco, arco anche qua decorato in maniera molto attenta, molto particolare. Vedete, c'è questo stelo che spunta. C'è questo stelo, la corolla del giglio, qua vedete ci sono due pavoni che stanno beccando al giglio e poi dal giglio tutto il racemo che sale fin su e arriva da quest'altro lato. Racemo che però è questo, diciamo in maniera tecnica, questo tipo di decorazione si chiama tralcio vegetale abitato. Abitato perché? Perché non abbiamo soltanto appunto la decorazione vegetale, ma abbiamo tante figure, sia animali sia figure umane con vari significati. E quindi, per esempio, qua vedete che anche qui c'è il giglio, che però vedete spunta dalla bocca di un cervo. Quindi abbiamo questo cervo, le corna del cervo purtroppo sono andate perse, e quindi dalla bocca del cervo spunta il giglio e quindi poi tutto il tralcio che gira intorno. Un'altra cosa particolare della facciata della nostra basilica è questa. Vedete in questo blocco di pietra c'è questa linea in rilievo. Questo è chiamato il braccio nicolaiano. Non ha nulla a che fare con il braccio in senso letterale del santo, ma è un'unità di misura. È lunga poco più di 58 centimetri. E perché? Perché qui in basilica si svolgevano, o meglio, sul sagrato della basilica si svolgevano importanti fiere, importanti mercati di tessuti, tessuti preziosi, tessuti importanti provenienti dall'Oriente, e quindi questa veniva utilizzata come unità di misura appunto per misurare le varie stoffe che poi venivano vendute. Ed eccolo qua, quindi il braccio nicolaiano. Qua, per esempio, abbiamo un'altra iscrizione funebre, quindi vedete inizia con una croce proprio perché si tratta di un'iscrizione funebre, poi qua c'è il nome e quindi il ricordo di questo defunto. Allora, Leo, che facciamo? Provo ad affacciarmi. Ma sì, io farei un tentativo, dai, rubiamo qualche immagine, non succederà nulla, lo facciamo, mostriamo l'interno perché completiamo la visita, anche se non è semplice come operazione. Intanto, Francesca, che ti organizzi, tu mi senti ancora, vero? Sì, ti sento. A proposito delle iscrizioni, Giacomo Riccello chiede: è certo che le iscrizioni corrispondano a sepolture? Non potrebbe trattarsi di graffiti incisi da passanti? Sono No, 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 sono sepolture stati di questo. studiati. Sì, cioè ci sono proprio delle pubblicazioni riguardanti queste iscrizioni. Allora, un attimo, facciamo uscire un po' di gente perché è meglio non creare assembramento. Bene, poi abbiamo ancora Sara che ci chiede se riusciamo ad entrare e l'accontentiamo, certamente facciamo questo tentativo. Prima ho mostrato un'immagine della Basilica che era una foto per dare un'idea un po' più completa, anche con un po' di sole dietro, un po' di luce, un po' di un cielo più bello. E Francesca Speranza ci ha scritto: che bella la basilica incastonata nell'azzurro del crepuscolo. Questa immagine qui è effettivamente molto bella, molto bella. Sei pronta per Allora, entrare, Leo, io Francesca? sì, attivo la videocamera, non facciamo silenzio però, così, cioè nel senso che io non parlo perché Mostraci, vediamo un sì, po' come. magari la chiesa, un po' le navate e soprattutto ti soffermi sul nostro santo, qualche secondo, qualche Esatto. minuto.
Ti ho visto per un attimo. Un secondo. Intanto sono le 16:55. Do il segnale orario pure. Tipo. E vediamo che comincia a diventare un po' buio. Eccolo qui. Le immagini non la vedo orizzontale, è un verticale strano, Francesca. Che è successo? Ok, l'hai messa verticale. Va bene lo stesso così, lasciala verticale. No, no, non così, Francesca. No, 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 devi metterla. Sì, grazie. Ormai è entrata così, ma va bene. Ed eccolo il nostro Nicolino. Eccolo qua. San Nicola. Legato, come sapete, alla figura di Babbo Natale. Magari quando Esatto. usciremo, Francesca dirà un paio di cose in merito. Adesso evitiamo di parlare all'interno. Provo a scendere giù in cripta, vediamo se così facciamo una panoramica anche della cripta. Francesca, però in cripta rischiamo di perdere il segnale, forse è meglio di no. Comunque, magari ecco, cerco qualche immagine, la mostriamo, perché giù quasi sicuramente non avremo il segnale per poterti seguire. Io direi che possiamo anche uscire se vuoi, Sì, Francesca. sto andando verso l'uscita. Sì. Credo che queste immagini, seppur un po', come dire, brutto dire rubate, però insomma, prese con una certa velocità, ecco, abbiano comunque dato l'idea della grandezza. Eccoci qua. Eccoci. Ecco, allora, intanto Bene, c'è allora. Sara che ci ringrazia perché dice: non ci sono mai andata, grazie. Bene, siamo contenti. Abbiamo dato un'idea di quello che è l'interno della Basilica. Bene, E Francesca invece dice che ricorda il allora. mastro con Andrea. Quando è successo? Dai, raccontaci un po', Francesca. Quanti anni fa? Quanti fatti ti vuoi Mesi? fare? Vabbè, già che stiamo, facciamo due chiacchiere. Giacomo Rizzello, Guardate che bellissimo. cielo, guardate. Che cielo, veramente. Dicevo che Giacomo Rizzello, un applauso alla preparatissima Francesca, gli zelanti operatori. Grazie, grazie anche dagli operatori che non possono rispondere. Bene, allora Leo, se sei d'accordo io direi di proseguire. Proseguiamo. Andiamo.
verso la cattedrale, percorrendo Via delle Crociate, che è la strada che appunto collega la basilica alla cattedrale. Mi raccomando, non facciamo l'errore che fanno tanti baresi che pensano che dire basilica o dire cattedrale sia la stessa cosa. In realtà non è così, perché la basilica appunto è la basilica dedicata al santo patrono, la cattedrale invece è la sede vescovile. Prima però, siccome appunto la statua che c'è all'interno del santo l'abbiamo vista un po' così velocemente, qui vedete questa statua Tra di l'altro, San scusami Nicola. Francesca, Dimmi, Leo. dove ho trovato il termine giusto? Io non volevo usare la parola rubata, in effetti non è granché. Lei dice trafugate, sono state immagini trafugate. Esatto, ci rimaniamo nel contesto, insomma. E quindi vedete questa statua realizzata nel 2003, raffigurante appunto San Nicola. San Nicola che, come i baresi sanno, viene raffigurato sempre con in mano le famose tre palle di San Nicola. Che sono queste tre palle? Sono legate ad un episodio legato alla vita del santo. Lui viene a conoscenza di tre sorelle che non potevano sposarsi perché il padre era povero, non aveva la dote per sposare le figlie e quindi le tre fanciulle rischiavano la prostituzione. E allora il giovane Nicola viene a conoscenza di questa cosa, va per 3 notti a casa di queste ragazze e ogni notte lascia sul davanzale della finestra un sacchetto pieno di monete d'oro come dote appunto per le tre sorelle per consentire loro di sposarsi. E difatti vedete che sul libro, sulla Bibbia, San Nicola ha le tre sfere, le tre palle. Quindi adesso anche chi ci ascolta e non è di Bari, non conosce la vita del santo, sa che quando vedrà un santo, raffigurato un santo con le tre palle, di solito in mano, altre volte possono essere vicino ai piedi, è il San Nicola di Bari. In virtù di questo episodio, San Nicola è considerato il santo che protegge le spose, infatti per chi ci crede è molto ambito sposarsi in basilica e la nostra amica che ha celebrato il suo matrimonio in basilica lo potrà confermare, quindi questa protezione da parte del santo. Ma San Nicola non è soltanto il santo che protegge le spose, tra le altre cose lui protegge anche i bambini, perché molti miracoli del santo hanno come protagonisti i bambini e di fatto, come accennava prima Leonardo, il nostro San Nicola dà poi vita alla figura di Babbo Natale. Babbo Natale, Santa Claus, quindi San Nicolaus, San Niclaus, e quindi la figura commerciale di Babbo Natale deriva proprio dal nostro San Nicola. Infatti, prima si parlava della festività del 6 dicembre. Incamminiamoci, il 6 dicembre anche è il momento in cui i bambini qui a Bari Vecchia ricevono i doni portati da San Nicola. E questa è una cosa che in realtà non riguarda soltanto Bari, ma riguarda diverse città, sia italiane sia città del Nord Europa. Adesso andiamo, ci inoltriamo per un vicolo della Città Vecchia che ci porterà alla chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, che i più non conoscono, ma è una struttura molto particolare, tra un po' vedremo il perché. Nel frattempo, Leo, ci sono domande, curiosità? Ah, dobbiamo Allora, parlare, ci abbiamo da chiudere il discorso cucina. dobbiamo chiudere il cerchio sui piatti tipici. Io ti do un'informazione di servizio, ma abbiamo 25 minuti ancora. Ah, ok. Sì, sono le 5:05 quasi, le 17:04 per la precisione. E Dori dice: io ho 3 giri, devo fare intorno alla colonna in cripta per trovare il sito, vero Francesca? Esatto, Dori, brava, questa è la tradizione perché vi dicevo prima del 6 dicembre mattina si va a messa, però poi le ragazze, non solo il 6 dicembre mattina, in realtà anche durante la festa patronale di maggio, le
che vorranno fare. Colonna Ci che siamo. c'è giù nella cripta della basilica. Mi senti? Si sente Leo adesso? Adesso sì. Ok, eh sì, perché quando ci inoltriamo nei vicoli un po' più stretti, più chiusi, abbiamo difficoltà col segnale. Va bene, andiamo un po' più Allora, celermente, magari Francesca, perché abbiamo ancora sì, un po' di andiamo verso cosa la da Santa Maria fare del Buon Consiglio. e chiudiamo il discorso che riguarda il piatto barese. È rimasto Se fuori un vuoi. piatto dalla nostra chiacchierata di prima, ossia il famosissimo patate, riso e cozze. Patate, riso e cozze, che è un piatto che si prepara al forno, si mette tutto a crudo, si fanno degli strati di fettine di patate, di riso, di cozze. Ogni strato viene condito con olio, sale, pomodori pelati, e quindi si fanno questi strati e si inforna. C'è da dire che ci sono due scuole di pensiero riguardo appunto questo piatto, perché c'è chi copre l'ultimo strato, lo strato diciamo esterno, con delle zucchine tagliate a fettine. Ci sono alcuni baresi che mettono zucchine, altri che non le mettono. Diciamo che la tradizione vuole che sia senza zucchina. Ed eccola qua, purtroppo ci sono le auto parcheggiate, ma adesso ci avviciniamo un attimino. Sì, nel frattempo Eccola mostro qua. nella mappa dove ci troviamo. Siamo qui dal punto numero 5 Eccola e in qua, via la di Santa chiesa Maria del Buon Consiglio, sì. di Santa Maria del Buon Consiglio. In realtà di questa chiesa, vedete, rimangono solo le colonne. La chiesa è una chiesa del X secolo, X-XI secolo, era in realtà dedicata a Santa Maria del Popolo. Qui c'era la tradizione, siamo nella fase della Bari bizantina, che i bizantini avevano il diritto di accompagnare le spose all'altare. Ad un certo punto i baresi, stanchi di questa usanza, c'è una rivolta, uno scontro, finalmente viene messa la parola fine a questa abitudine, e quindi la chiesa da Santa Maria del Popolo diventa Santa Maria del Buon Consiglio. E oggi della chiesa originale rimangono in piedi soltanto le colonne e alcuni frammenti del pavimento. Vedete, questo praticamente era l'ingresso della chiesa, ed in fondo c'è ancora oggi la concavità dell'abside dove c'era l'altare. E quindi Bene. adesso andiamo verso la cattedrale. Sì. Francesca, parlavamo prima di Bari, candidata a capitale della cultura italiana del 2022. Speriamo bene perché nei Sì, prossimi giorni sapremo. Visto che tu devi esatto. coprire un tragitto non lunghissimo, ma comunque hai bisogno di fare un po' di strada, potremmo magari mandare in onda il video che hanno Sì, realizzato certo, e perché no? speriamo bene. In bocca al lupo a Bari, ma anche a Taranto, perché c'è anche Taranto, magari ne parleremo tra poco. Allora, nel frattempo che ti sposti, io magari mando il video.
Ed eccoci qua, intanto questo è il logo che mi piace tantissimo, questo San Nicola stilizzato. La cultura viene dal mare. Bari, finalista di Capitale Italiana della Cultura 2022. In bocca al lupo alla nostra Bari. Tu, Francesca, dove ti trovi? Ecco, ecco, vedete qua la signora che tra un po' inizia... Posso far vedere a degli amici le pupille, le sgagliozze? Guardate qua una signora che tra un po' inizierà a friggere le sgagliozze, i quadrati appunto di polenta fritta. Ecco, sì, tutto pronto, vedo. Esatto. E noi invece adesso andiamo su per di qua. Andiamo di qua, un altro vicoletto della nostra Bari vecchia. So che ci parlerai anche adesso, perché noi qua non ci facciamo mancare niente, esatto. Esatto, non dico nient'altro allora. Esatto, ecco, vedete sempre queste parole illuminate che decorano i nostri vicoli, e iniziate a intravedere sullo sfondo, dopo la parola calore, c'è un arco. È un arco particolare, è il cosiddetto arco meraviglia. Dicevo prima a Leo, scherzando, noi non ci facciamo mancare nulla, perché per conoscere Romeo e Giulietta dobbiamo arrivare a Verona, ma chi ce l'ha detto? Potete anche venire a Bari se volete sentir parlare dei Romeo e Giulietta di Bari. Perché? Perché vedete quest'arco? Quest'arco è sormontato da un balconcino, una passerella, che collega le due facciate di questi due palazzi posti l'uno di fronte all'altro. Che cosa succede? La leggenda ci racconta di una coppia il cui amore era ostacolato dalle rispettive famiglie, ecco perché i Romeo e Giulietta di Bari, ma i due ragazzi non si danno per vinti. Pur di incontrarsi, che cosa fanno? Nel giro di una notte costruiscono quest'arco per poter mettere in comunicazione i due balconcini dei rispettivi palazzi. Immaginatevi la meraviglia dei baresi quando al mattino si affacciarono ai balconi o scesero per strada e videro quest'arco costruito nel giro di una notte. Ecco perché l'arco meraviglia. Perché appunto suscitò meraviglia. Questa è la leggenda. Se però noi vogliamo, diciamo, dar fede ai documenti, la storia è un'altra, nel senso che questo arco fu costruito per collegare i due palazzi di proprietà della famiglia Maraviglia, che arrivò a Bari al seguito di Isabella d'Aragona, quindi sempre una famiglia milanese. Però a noi le fonti storiche non ci piacciono, ma ci piace immaginare questi due innamorati che in una notte costruirono l'arco per potersi incontrare, e quindi i nostri Romeo e Giulietta. Bene, ora, sapevate, travelline, travellini, soprattutto le travelline, che insomma sono più di solito più romantiche dei travellini, ora senza offesa. E adesso... Esatto, adesso andiamo verso la cattedrale, quindi la sede vescovile. In realtà vedrete molto somigliante alla Basilica di San Nicola, perché è costruita qualche annetto dopo la Basilica. Ops, inizia a piovere. Ah, ok. Allora, a maggior ragione ci dobbiamo dare un'acceleratina verso la cattedrale. Eh sì, ma siamo arrivati alla cattedrale. Intanto dicevo, travellini e travellini, commentate, fateci sapere come sta andando questa visita, ve l'aspettavate così? Ci sono state
le aspettative sono state confermate, ci sono domande, ci sono richieste, ci sono consigli, accettiamo tutto ovviamente. Ah, ma è importante per noi saperlo, comunque sia nel bene sia nel male, anche le critiche. Andiamo di qua. Allora, c'è Antonella, Cinque Palmi, che ti dice, si rivolge proprio a te, e dice: Francesca, ho un po' bisogno di tempo per mandarlo in onda, eccolo qui. Sonia dice che Bari vecchia è diventata bellissima. Grazie. Eccola qua la cattedrale, qua siamo sul retro, sul lato dell'altare, vedete il campanile? Campanile in realtà erano due, ce n'era un altro dalla parte opposta che poi però crollò, cattedrale dedicata a San Sabino. Vedete poi questo elemento cilindrico? Il vento si sente. Dimmi, sì, eccomi qua. Allora, vi dicevo, vedete questo elemento cilindrico? È la trulla. La trulla è l'antico battistero della cattedrale, quindi all'interno c'era il fonte battesimale. Procedendo, vedete la facciata laterale, anche qua abbiamo l'esaforato, questo gruppo di finestre a diaschetti da sei, quindi questi sei archetti. Vedete la pietra, il materiale con cui è costruita la cattedrale, come del resto anche la basilica e come buona parte del nostro centro storico, è la pietra calcarea. Il nostro sottosuolo è ricco di questa pietra, questa è la stessa pietra utilizzata per esempio per costruire i trulli, per costruire i muretti a secco che abbiamo nelle campagne, e quindi questa pietra bianca diversa, perché spesso i turisti pensano sia la stessa cosa non conoscendola, diversa dalla pietra leccese che invece è calcarenite e quindi è molto più morbida. Ecco perché nel Salento a Lecce si diffonde l'architettura barocca. Ora forse sentirete un po' di vento perché siamo in prossimità del mare, insomma, qua dalla cattedrale siamo abbastanza vicini al mare, al porto. Ed eccola qua la facciata della cattedrale, vi dicevo, molto simile alla facciata della basilica, ma più ricca a livello decorativo. Vedete il rosone, anche se quello che vediamo oggi non è il rosone originale, vedete queste finestrelle, e poi sul portale centrale vedete quelle tre statue. Chi sono quelle tre statue? Al centro abbiamo la Vergine, a destra San Nicola, se lo potessimo vedere vedremmo che sul libro ha le tre palle, e poi invece la statua a sinistra è quella di San Sabino. San Sabino, che vi dicevo fu vescovo di Bari, ne fu anche il patrono fino a quando poi è stato spodestato, diciamo così, da San Nicola. Leo, ci affacciamo in cattedrale un attimo? Facciamo come prima, trafughiamo le... Esatto. Un attimo che riattivo la videocamera. Io intanto che ti organizzi, anticipo che cercheremo anche di far intervenire, o meglio, intanto faremo una passeggiata da quelle parti e vedremo se ci sono fuori, perché con questo tempaccio può essere pure che non ci siano. A chi mi riferisco? Alle signore di Bari Vecchia che fanno le orecchiette, che qualcuno definisce anche le trombatrici, però è una cosa, non è niente di brutto, di scandaloso, e sapete che da noi si usa dire trombare la massa, quindi per questa motivazione vengono definite così, vengono chiamate così. Prima però allora, da loro ci sarà anche il castello. Ok, vai, l'esterno del castello, è chiaro? A te Francesca, vediamo un po' gli interni. Eccola qua, la navata centrale. Riesci magari sottovoce a raccontarci qualcosa, Francesco, o è meglio evitare? Te lo chiedo. Non... Allora, ci provo, sì, perché mi stanno guardando. Allora, la cattedrale, quindi vedete qui l'ambone, il pulpito della cattedrale.
Voi vedete per terra questo mosaico che riproduce il rosone che abbiamo in facciata e ora che usciremo vi racconterò del legame appunto che c'è tra questo rosone pavimentale e il rosone che abbiamo in facciata. Vedete poi l'altare con questo baldacchino che riprende il baldacchino della Basilica di San Nicola. Questo baldacchino si chiama ciborio. Ed è abbastanza diffuso nella nostra Puglia. E poi vedete sulla parte superiore la cupola, sull'altare, l'altare coperto da una cupola. Anche qua sempre la pietra bianca. Questo è il retro, guardando verso l'uscita. Vedete su in alto, dove vedete queste trifore, queste finestre a tre archi buie, quello è un finto matroneo. Nella basilica abbiamo il matroneo era questa galleria, era un ulteriore spazio liturgico. In cattedrale ce l'abbiamo un finto matroneo. Questo è l'ingresso alla sacrestia che oggi corrisponde alla trulla. Se noi potessimo entrare in sacrestia, entreremmo nella trulla che abbiamo visto prima dall'esterno. Perfetto, va bene, grazie Francesco. Andiamo verso l'uscita. Intanto ti fanno un po' di complimenti. Francesca ci saluta perché il figlio ha bisogno di Francesca, quindi giustamente deve lasciarci. Ciao Francesca, buona serata. Dinka Ciao. Mastronardi scrive: bravissima Francesca, bellissima passeggiata. Entrare in basilica, gran belle riprese. Bene, allora, prima di allontanarci, qua vedete un altro arco, questo arco ve lo racconto camminando, è l'arco della neve. A Bari c'erano le neviere, cioè i depositi dove si vendeva la neve, il ghiaccio, quando non esistevano i frigoriferi, in qualche modo bisognava conservare i cibi e quindi c'erano queste botteghe dove si vendeva il ghiaccio, quindi le neviere. Poi, se Stefania inquadra per terra, vedete che qua abbiamo una pavimentazione un po' pasticciata, perché ci sono alcune chianche nere, alcune chianche bianche. In realtà qua ve la dovete immaginare tutta nera era la pavimentazione, perché le nostre strade erano appunto pavimentate di due colori, o le chianche bianche o le chianche nere. Le chianche nere per le strade che avevano un'uscita dal centro abitato, come in questo caso, e che collegavano i punti principali. Quindi, per esempio, questa strada che dalla cattedrale porta in basilica era pavimentata di nero. Invece, le strade secondarie o le strade senza uscita, quindi le strade chiuse, erano pavimentate di bianco e quindi c'era questa alternanza che purtroppo si è persa perché hanno poi ripavimentato in maniera indiscriminata tutto di bianco e quindi non si sa, queste chianche nere di origine vulcanica arrivarono dalla Campania, che fine abbiano fatto. E qua vedete uno dei negozi storici di Bari Vecchia, Umarinarid, cioè il piccolo marinaretto sarebbe, che è un negozio di dolciumi. Era curiosa, infatti Dori prima ce lo chiedeva, ma è aperto? È Intanto aperto apertissimo, sì. Giacomo ci scrive: bellissima iniziativa, tutti molto molto bravi, sono rimasto in contemplazione statica e per una volta sul Grazie. serio. Allora, Bene, quindi. ci chiede Pina, scusami, anche in cattedrale c'è la cripta, sì. Sì, anche in cattedrale c'è la cripta. Era chiusa, quindi anche se fossimo scesi, comunque non l'avremmo vista, probabilmente per il Covid, diciamo, boh, la tengono chiusa in maniera limitata. E Eccolo. adesso si comincia a vedere il nostro castello. Come si chiama il castello di Bari? Qualcuno lo sa? Vediamo se ci Facciamo scrivono. passare.
Ci vorranno Scriveteci, tantissimi anni per farlo, scriveteci. vero? Sì, abbiamo tempo finché ci arriviamo. Ma sono preparatissimi, sono certo che ci risponderanno bene. Lo Come so, si lo chiama, so. forse? Come si chiama il nostro castello? Intanto, Francesca, mostro che siamo appena stati in cattedrale, quindi la posizione nella mappa è questa, la numero 7. Come vedete, in basso a sinistra, qualcuno può sgamare anche il nome, ci stiamo avvicinando quindi a Piazza Federico II di Svevia, quindi dove si trova il nostro castello, punto numero 8. Esatto. E quindi cominciate a vederlo il castello dalle inquadrature, è illuminata volutamente, penso, soltanto la parte centrale, vedete, del castello, la cinta esterna in penombra. Il nostro castello noi comunemente lo chiamiamo Castello Svevo. In realtà, se noi volessimo essere precisi, lo dovremmo chiamare Castello Normanno Svevo Angioino Aragonese, perché il castello praticamente segue nella sua struttura tutte quelle che sono le quattro dominazioni, alcune delle dominazioni che la Puglia, che Bari ha subito. Quindi il castello è di fondazione normanna, voluto Francesca, da per un momento, dovresti battere un po' il microfono, dai, che Ruggero, si sente adesso? sì, adesso sì, senza vento. Ruggero II il Normanno, che fa costruire un quadrato. Vedete le due torri illuminate? Quelle sono due delle quattro torri angolari che delimitano il quadrato normanno. Su quella struttura normanna interviene poi il nostro Federico II di Svevia, questo personaggio importante che noi leghiamo a Castel del Monte, ma Federico II interviene su diversi castelli pugliesi e quindi ci sono, purtroppo rimane ben poco però, degli interventi federiciani, degli interventi svevi, e poi abbiamo la fase angioina, quindi siamo tra la fine del 1200 e inizi 1300, quando il castello non subisce grandi modifiche, fino a quando poi nella fase rinascimentale arriva a Bari, dicevamo prima, Isabella d'Aragona, la quale fa rinforzare il castello. Quindi viene costruita la cinta esterna, la cinta bastionata, così chiamata perché agli angoli purtroppo non è illuminata, forse non riuscirete a individuarla bene. È così chiamata perché agli angoli non abbiamo le torri, ma abbiamo questi bastioni triangolari che servivano appunto per proteggere il castello dai colpi delle armi da fuoco. E poi vedete il fossato. Fossato che corre su tre lati del castello. Se noi andassimo dalla parte esattamente opposta, quindi sul lungomare, saremmo appunto sul lungomare e vedremmo che lì il fossato non c'è, perché lì c'era la scogliera, c'era il mare, vedremmo che c'è una porta che è chiamata la porta del soccorso, perché in caso di attacchi dalla terraferma, ma si poteva fuggire, chi abitava il castello poteva fuggire via mare attraverso questa porticina. Ecco perché da quel lato non abbiamo il fossato. Oggi il castello viene utilizzato per mostre, per incontri culturali, è una parte, è stata sede della soprintendenza e fronte al castello, tra l'altro il castello costruito sul limite appunto del centro abitato della città, considerate che al di sotto del castello sono state ritrovate delle tombe, è stata ritrovata una chiesa, quindi questa era una zona nel 1131 utilizzata dai baresi, poi viene costruito su queste strutture precedenti, viene costruito il castello. E Allora, ora Francesca, ma attraversiamo. sì, ora ti sei stai spostando in un posto interessante, speriamo di Eh trovarle. sì, Ti vediamo. faccio qualche domanda, perché prima ci chiedevano, Certo. intanto qualcuno prima ci chiedeva, ma Bari è pericolosa, perché Bari Vecchia, perché si sentiva, no, prima parlare in passato di Bari Vecchia, ma avete visto, cioè abbiamo
praticamente appena l'abbiamo appena attraversata è tutto molto tranquillo, no? Questa, Leo, è una domanda che spesso i turisti fanno, perché conservano ancora quell'idea, purtroppo reale fino a qualche decennio fa, di una Bari vecchia pericolosa, come effettivamente era. Però c'è da dire che negli ultimi 20 anni è stato fatto tanto per recuperare la città vecchia, il centro storico, che adesso è vissuto sia dai baresi, ma è ormai una zona turistica, quindi sono tanti i turisti che vengono a Bari, che arrivano qui con le crociere o gruppi organizzati, che vogliono visitare in tutta tranquillità, in tutta serenità la nostra città. E c'è da dire, lo dico da guida, che quando i turisti mi fanno questa domanda lecita e poi alla fine del giro invece mi dicono: ah, però bella Bari, complimenti, non pensavo, eccetera eccetera, sono delle soddisfazioni non da poco per noi queste. E adesso attraversiamo l'Arco Basso ed entriamo in quella che ormai è un'istituzione della città di Bari, il vicolo delle orecchiette. Infatti ora vedrete, purtroppo a causa del maltempo ce ne sono pochi, però qui ci sono le signore di Bari Vecchia, che sono delle piccole imprenditrici, perché appunto loro realizzano. Ecco, vedete la signora qui che le sta sistemando. Signora, posso far vedere a degli amici le orecchiette? Ci sono? Ecco, vedete che gentile la signora. Ecco, vedete, cosa sono queste orecchiette? Ah, vedete, orecchiette al nero di seppia. Certo, che vedete, fortuna, poi con il buio ci capitano pure le orecchiette scure. Vedete qui le orecchiette bianche, quindi orecchiette realizzate con semola e acqua. Vedete? E quindi le nostre signore di Bari Vecchia che realizzano questa prelibatezza, quella che è la nostra pasta per eccellenza, le orecchiette. Vedete, di qua ce ne sono altre. Eccole. Vedete qua altre orecchiette. Inoltriamoci. Spesso si vede anche un formato di orecchiette giganti. Esatto, esatto. Gli orecchioni. Diciamo che l'orecchietta barese deve essere piccolina e callosa, perché si deve amalgamare bene, che siano le cime di rapa o che sia il ragù, perché l'altra morte delle orecchiette è il ragù, e quindi questo sugo concentrato che viene fatto cucinare la domenica mattina per tanto tempo, quindi questo sugo di pomodoro concentrato, bello forte, bello robusto, con cui poi si condiscono le orecchiette, una bella passata di formaggio, magari se da noi uno dei nostri formaggi, per esempio, con cui condiamo la pasta, per esempio. Ecco, vedete gli orecchioni che vi diceva Leo? Eccole qua. E invece in questa bustina ci sono i cavatelli. Ecco, gli orecchioni vanno cotti bene, altrimenti restano troppo indigesti, troppo duri. E poi taralli, vedo. Ah sì, taralli, paste di mandorla, c'è un po' di questo tutto. È il famoso Arco Basso, quindi, giusto? Esatto, esatto, mi tolgo di mezzo. Ormai è arrivato, sì, l'Arco Basso anche, negli Stati Uniti qualche anno esatto. fa. Esatto, se andate su YouTube, se andate su YouTube e cercate la signora Nunzia, ecco lei che andò a New York a fare con la regione, e quindi diede una dimostrazione di come si realizzano, come si preparano le orecchiette. Intanto Adriana insiste, perché pure prima aveva detto: non avete parlato della braciola, e ora ci scrive: viva la braciola, cioè proprio... Esatto, perché il ragù. Esatto, perché nel ragù, il ragù si cucina insieme alle braciole. Cosa sono le braciole? Lo diciamo per chi non è barese. Sono degli involtini di carne che vengono conditi con prezzemolo, formaggio grattugiato, qualcuno ci mette la pancetta. Si fanno quindi questi involtini, non immaginatevi involtini così, ma degli involtoni sono. E quindi questa carne che viene appunto cucinata nel sugo, sì. E quindi il ragù.
Francesca c'è, la signora Pina, Liuni, forse l'ho pronunciato male finora, comunque la signora Pina, che ci chiede, ci dice che non ha ben capito come raggiungere l'arcobasso, ed è molto semplice, no? Esatto, avendo alle sue spalle il castello, l'ingresso principale del castello alle spalle, di fronte c'è un arco basso, c'è proprio scritto arco basso, ma lo riconosce, signora, perché vedrà le orecchiette, i tavolieri con le orecchiette su esposte, quindi lo riconosce facilmente. Sì. È di fronte al castello. Esatto, sì. Rispetto al castello, ci chiede la signora Pina, di fronte, esattamente di fronte, esatto. Un po' sulla destra, perché se non sbaglio c'è anche un altro arco. Cioè, accanto c'è l'arco alto, quello sulla si distingue, destra, esatto. Avendo alle spalle il castello. Sì. E adesso la passeggiata continua, vi mostro intanto, l'avevamo già fatto prima, però eravamo appunto nella zona castello qui e scendiamo, come vedete, verso il punto 9, punto che si chiama Largo Albicocca, un nome curioso, non aggiungo altro. Francesca. Ehi, non aspetta, perdere, che parlando di orecchiette, dobbiamo tornare di qua. A parlare di ragù e di orecchiette, ho perso il senso dell'orientamento. Allora, la signora Pina ci ringrazia. Antonella Cinque Palmi, buona, si riferisce sempre alla braciola, ovviamente. E ci sono stati prima anche altri ci dice rispetto alla cattedrale. Va bene, dalla cattedrale si raggiunge poi il castello. Uscendo dalla cattedrale a sinistra, giusto, sempre Francesca? Dritto. No, uscendo dalla cattedrale, sempre dritto c'è il castello. E poi davanti al castello c'è l'arco. Di fronte, sì. Un altro messaggio che ci scriveva prima Dori. Ragazzi, Dori è di Bari, quindi gioca in casa. E a maggior ragione ci fa piacere leggere il suo commento. Ragazzi, per rimanere io senza parole, puntini di sospensione. La tua preparazione, Francesca, e la bellezza della nostra Bari stasera davvero mi lasciano ammutolita. Per non parlare della bravura di Leonardo, che è eccezionale. No, sto scherzando, non ha scritto questo. Si è fermata a te e a Bari, vabbè, io non c'entro niente. No, intanto... diciamo che il 90% del merito è tuo, perché queste idee le hai tu, poi noi ti veniamo dietro chiaramente, ma il merito è di Leonardo e gli va tutto il merito. Mi assecondate, io ci sono, solo che tolgo il mio faccione, che pare brutto vedermi. E allora, Francesca, rispetto all'Largo Albicocca, mi ha detto, ho trovato una scorciatoia, grazie. Questa è la scorciatoia di Francesca. No, infatti non è la scorciatoia. A proposito, Francesca, di domande, c'è un'altra domanda, ci chiedevano l'economia barese, su cosa si basa, sicuramente non solo sulle orecchiette che fanno le signore. No, assolutamente. Dicevamo, Bari ormai città turistica, quindi il turismo è entrato di diritto nelle voci importanti dell'economia della città. E poi Bari ha una vocazione commerciale, Bari nasce come città commerciale, perché sfrutta l'affaccio sul mare, sfrutta il porto, e quindi ancora oggi il terziario nella nostra città è molto sviluppato. E quindi è una città, poi una città universitaria, non dobbiamo dimenticare anche la presenza universitaria, un'università di un certo livello a Bari. Il Politecnico di Bari è una delle eccellenze a livello universitario. È una città che vive di importanza, tra l'altro ci sono anche non posso fare nomi, ma ci sono tantissimi marchi di industrie importanti qua in città. Infatti poi ci chiedevano quanti abitanti, questa è una domanda un po' più vecchiotta che avevo saltato, quanti abitanti ci sono su Bari? Allora, da ultimo censimento dovremmo essere intorno ai 320.000 all'incirca. Sì.
Considerate che oggi Bari è città metropolitana di Bari, quindi oggi bisogna considerare poi anche tutto l'interland della città che rientra appunto nella città metropolitana. Sì, un po' di folklore intanto. Esatto, fa parte anche quello della... oggi purtroppo sarebbe stato bello incontrare un po' di gente in giro per i vicoletti, però a causa del freddo erano tutti rintanati in casa, per cui non è stato possibile. Mi ha giovato un po' l'audio, però dai, almeno da questo punto di vista sì, sicuramente. Allora rispondo alla signora Pina che ci chiede se pensiamo ad altri tour. Assolutamente sì. Stiamo organizzando altre visite guidate, stiamo per pubblicare anche un calendario con tutte le altre cittadine, le altre città da visitare, quindi rimanete sintonizzati. Magari signora Pina, se si è trovata bene con noi, non ci dispiacerebbe magari una bella recensione, no? Perché noi, insomma, noi viviamo anche da questo. Cioè organizziamo tour di gruppo, questa iniziativa delle visite guidate online la stiamo chiaramente proponendo in questo momento in cui siamo in pratica tutti chiusi, voi non potete muovervi da casa, non possiamo uscire spesso anche dal comune, quindi... Lei si è capito bene da Minervino, ma altra gente da Torino, da Aprilia, ho letto, ci sono, e poi qualcuno non ha scritto, non hanno scritto tutti quanti, quindi comodamente da casa hanno potuto visitare Bari. Un giorno sicuramente la visiterete anche di persona, di questo sono certo. Allora vedo che Francesca, intanto stavo per chiamare chi l'ha visto, però no, ci siamo arrivati in questa bellissima piazza illuminata. A te Francesca. Allora... Eh sì, siamo arrivati in largo Albicocca, ho avuto un attimo di disorientamento, ma capita spesso alle guide, non sempre i turisti se ne accorgono, però poi succede. E allora, vedete qua questa bella piazza, largo Albicocca appunto, perché si dice che al centro della piazza fosse stato piantato appunto un albero di albicocche. Perché siamo venuti qua? Perché Largo Albicocca da qualche anno è anche la piazza, il Largo degli Innamorati. Il 14 febbraio questa piazza si riempie di coppie perché si fanno una serie di giochi, di manifestazioni, ci sono i vari locali che preparano le cenette di San Valentino, eccetera. Perché proprio questa piazza, la piazza degli Innamorati? È stata un'idea di un marchio svedese, lascio a voi intuire quale marchio svedese, un marchio svedese che ha aperto il suo punto vendita, per ora l'unico punto vendita in Puglia, il giorno di San Valentino del 2008, se non ricordo male, e ha deciso, quando hanno festeggiato i 3 anni dell'apertura, qualche anno dopo, insomma, il compleanno dell'apertura del negozio, decisero di valorizzare questa piazza, e siccome il negozio, l'inaugurazione del negozio avvenne il 14 febbraio, e allora si è preso spunto da questa, diciamo, ricorrenza, tra virgolette, e quindi la piazza è stata tutta risistemata, vedete al centro queste aiuole con degli olivi, piccoli olivi, e lì in quella aiuoletta centrale c'è un altro alberello, sempre albicocche, e poi vedete tutte queste altre aiuole dove sono stati piantati varie piante, e quindi la nostra, anche noi, oltre ad avere Romeo e Giulietta, ci abbiamo pure la piazza degli Innamorati, largo Albicocca appunto. Mino ci scrive: per gli innamorati ero rimasto al tempo delle mele, non a quello delle albicocche. Ecco, questo è il Mino che conosciamo e che ci piace assai. Vediamo qui la targhetta che dicevi prima. Esatto, qua la targhetta, vedete, largo Albicocca, la piazza degli Innamorati, 14 febbraio 2017. Non stiamo dicendo noi il nome, ma lo stanno leggendo. È si era capito. Comunque devo dire anche che vanno ringraziati perché hanno valorizzato un angolo, tra l'altro adesso famosissimo perché fanno i panzerotti buonissimi, fanno proprio lì anche le sbagliozze, no? In un angolo. Sì, quell'angolo lì è tutto chiuso, l'angolo, però lì fanno sì.
Va bene, Francesca, noi siamo giunti a conclusione di questo tour. Vediamo se ci sono domande, fatecele pure. Intanto ti leggo qualche commento e ci salutiamo dopo. C'è Serafina De Francesco che dice: fantastici tutti, grazie Francesca, Stefania e voi tutti, vi devo lasciare, buona serata. Ciao cara Sara, grazie a voi, ciao Sara. Acquistato il nostro evento, ringraziamo tutti quanti. Ci chiede Anna Tosco, che prima ci ha fatto un bellissimo complimento che ho mandato anche in onda, Francesca, perché ci faceva i complimenti per l'iniziativa, per l'intraprendenza che abbiamo, grazie mille. Lei ci scrive un consiglio, ci consiglia la Valle d'Itria come prossima visita. Vedrete che ci saranno tanti borghi bellissimi, anche delle città strepitose, perché la Puglia, per fortuna, Francesca, non mancano in Puglia. Francesca l'ho persa forse. Intanto leggo, dunque ci scrive anche Dori: se San Nicola mi fa trovare il sito a San Valentino saprò dove portarlo. Va bene, poi tanti ringraziamenti. Mino dice che si è rifatto con quella battuta, noi lo conosciamo per le sue battute. Grazie signora Pina. Ripeto, se qualcuno di voi avrà voglia, noi lo ringrazieremo, la ringrazieremo, di lasciare una recensione alla nostra agenzia, ci farà tanto piacere. Noi abbiamo sfidato veramente oggi il freddo, io perché sono al caldo, ma ho fatto un po' la regia, spero che sia andato discretamente. Ringrazio Francesca e gli altri due operatori per aver e anche Giuseppe per aver affrontato il freddo, aver passeggiato per Bari Vecchia in queste condizioni complicate. Pensate che alle 2 è iniziato pure a nevicare un pochino, non sapevamo, poi un po' di sole, poi il vento, è una cosa incredibile. Quindi però ce l'abbiamo fatta, noi non molliamo, e il nostro modo di fare è proprio questo, noi cerchiamo sempre di accontentare, di non deludere nessuno, di non cancellare le iniziative, anche i nostri tour, vero Francesca, i tour che noi organizziamo. Li facciamo partire praticamente sempre, anche a volte con il numero più basso del previsto, perché sapete che c'è sempre un numero minimo di partecipanti. Qualche volta siamo partiti anche con 25-26 perché non vogliamo deludervi, e investiamo, possiamo dire così, sul nostro cliente, perché sappiamo che poi un cliente soddisfatto tornerà, e quindi cancellare un viaggio significa insomma lasciare un po' una macchiolina, e a noi questo assolutamente non piace farlo. Lo stesso è successo oggi, perché insomma le previsioni già da qualche giorno non erano ottimali, e abbiamo visto anche con i nostri occhi fino a una mezz'ora prima della diretta che il tempo non era il massimo. Ti ringrazio Francesca, ti ringrazio Mimma Mastro, Annalisa, che ringrazio anche Giovanni e Stefania. Pina dice: mi piacerebbe partecipare a qualche vostro tour in presenza. Pina, se ho capito bene, sei abbastanza vicina a noi. Noi consulta il nostro sito, chiamaci in agenzia, noi siamo proprio a Bari, abbiamo varie fermate, quindi sentiamoci. Io sono Leonardo, rispondo anche io, ma c'è Annalisa, c'è il nostro staff, per qualsiasi cosa ci possiamo mettere d'accordo. Sul nostro sito oktravel.it trovate già delle iniziative che guardano la primavera, perché noi, avete visto, abbiamo fatto una visita guidata oggi, figuriamoci se non pensiamo anche a programmare, no, quello che è il nostro lavoro principale. E quindi abbiamo programmato dei viaggi, uno a Pasqua, il viaggio che si chiama Pasqua Ok Travel, ovviamente è il titolo, ma eccolo che vi mostro anche un po' il nostro sito: Ville, Giardini e Borghi Medicei, questo qui, quindi un tour della Toscana, un albergo 4 stelle che è una villa del 1700, bellissimo, e si gira per diversi giorni, sono 4 giorni, si visitano sia dei borghi medicei che poi delle ville appartenute alla famiglia dei Medici. Il 1° maggio abbiamo il ponte, quindi le virtù teramane, andiamo in Abruzzo, anche un viaggio particolare, perché siamo sempre alla ricerca di cose diverse. E poi abbiamo anche una crociera in questo caso di gruppo, ai fiordi con il volo diretto da Bari. Quindi per qualsiasi cosa ci potete contattare, ma sul nostro sito avete vari riferimenti. Francesca, vuoi in conclusione, vuoi dire qualcosa ai nostri amici?
Voglio ringraziarli per essere stati con noi, aver trascorso con noi questo primo pomeriggio e spero vi sia piaciuta, soprattutto Bari, perché il nostro obiettivo è quello, far apprezzare le cose belle che abbiamo. Grazie davvero e sicuramente ci rivedremo nelle prossime visite virtuali. Un grazie di cuore da parte mia a Stefania e Giovanni e ovviamente un grazie di cuore anche a Leo e a Annalisa, perché mi coinvolgono sempre in queste sfide e io ne sono, mi fa molto piacere. Grazie e un abbraccio a tutti. A presto, alla prossima. Grazie Francesca, ringrazio tutti, ringrazio anche Giuseppe, oltre a quelli che hai ringraziato tu, perché ora scherzo, possiamo sempre contare su di te e non molli, sei lì sempre sul pezzo. Grazie a tutti, spero di aver detto tutto. Per qualsiasi cosa contattateci in agenzia, da lunedì ci facciamo due chiacchiere, va bene? Grazie alla signora Pina, ma anche a tutte le altre che continuano a scriverci, la signora Maria De Cillis, ci fai complimenti, grazie mille. A Mary, bella esperienza, stando seduti al calduccio a casa e visitare una bellissima città quale è Bari. Oggi ho saputo molte cose che prima non sapevo. Grazie a tutti, buona serata. Ecco ancora quindi come dire, una conferma del fatto che questa visita interessa anche a chi è della provincia o chi è comunque proprio su Bari. E allora mi verrebbe quasi da salutare con la sigla, Francesca, come facciamo nelle nostre che vanno in onda, già che ci siamo, lo diciamo lunedì, mercoledì e venerdì alle 19, ma io lo farei pure. Più che sigla, abbiamo un piccolo stacchetto di chiusura che riguarda appunto la nostra visita. Per la prossima settimana ci sarà il calendario. Che facciamo? Facciamo 3, 2, 1 sigla? Proviamoci, vediamo se ci riusciamo. Non ci accocchiamo, come si dice a Bari, ma ci proviamo. Allora, ancora grazie a tutti, buona serata, buon sabato e buona domenica. Con OK Travel, il sito oktravel.it. 3, 2, 1. Sigla! Sì, no.